Eccoci qui. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao Alessandro, sei solo il primo. Ecco, stanno arrivando pure altri con vari nickname. Attivo anche la chat. Ciao Gianluca, potete fare la prova, siamo già 5, 6. Potete già fare la prova se riuscite a scrivere in chat. Ok, stasera proveremo, ecco, questa notturna, diciamola così. Ecco, Alessandro ha provato la chat e la chat funziona, quindi sbizzarritevi. Siamo in attesa, tra l'altro, ecco, gli speaker. Gli speaker mi dicono che stanno arrivando perché hanno avuto un aggiornamento del software, tanto tranquillo, gli ho scritto, ti aspettiamo. Nel frattempo, ecco, ciao Gennaro, ciao Maria Teresa, ciao a tutti. Se nel frattempo, ecco, volete dirmi se siete alla vostra prima Dev Community Night oppure siete già stati a qualcuna precedente? Da dove arrivate? Da dove siete collegati? Più che arrivate così. Nel frattempo, io eccolo qui in realtà. Fabio, il primo speaker è arrivato. Non so se c'è pure Edward, però nel frattempo io faccio panelist Fabio. Il primo panelist, eccolo qui. Così facciamo semmai tutte le prove del caso. Ciao Fabio, mi senti? Aspetta, aspetta. Sì, ti sento. Ciao. Ti sentiamo un po' bassino, non lo so se è il mio volume o il tuo. Aspetta che vediamo. Ma io dovrei essere a posto. Aspetta, mi avvicino un po'. Ma penso che sia il tuo volume. Ecco, vedi, Gianluca ci dice che sente bene. No, no, perfetto. No, si vede che prima forse proprio all'inizio eri un po' distante, ora perfetto, grande. Eccoci qua. Sono già 12 persone collegate, quindi Sì, lo so. vedo pure qualche affezionato. Chi c'è? Tra Chi l'altro, c'è? no, riconosco qualche nome, però ecco, tra gli affezionati, non so se si è già collegato, dovrebbe esserci Giorgio, che è stato pure speaker segnalatomi da Fabio, di due puntate precedenti dedicate a Docker e a Git, e poi è diventato un fan sfegatato dalle Dev Community Night, quindi doppio acquisto. Infatti, poi ci sono Grande. altre persone. Intanto saluto Alfonso, Antonio, Dennis e Gennaro. Aspettiamo Edward, perché se non arriva mi sa tocca tutto a te, Fabio, stasera. Tanto vengo solo da 4 giornate di formazione di 8 ore, sono tipo KO, sono distrutto. Mi raccomando, sfinitelo pure stasera, perché poi quando partiamo, vi ricordo il format, però possiamo già anticiparlo adesso, live coding a manetta e poi tutte le domande le recuperiamo alla fine, ok? Ok. Tra l'altro, ecco, Fabio, per chi c'è stato la prima puntata, è stato proprio uno degli antesignani di questa serie di incontri. Mi sa che sei stato il secondo, quando ci fu pure qualche. Ancora non eravamo partiti, diciamo, Qualche bene. problemino tecnico, sì. Ci fu qualche problemino tecnico, però stasera è tutto sotto controllo. Nel frattempo è arrivato pure Edward e io lo aggiungo alla chiacchierata. Vediamo un po', Edward, ci sei? Dovresti poter intervenire. Edward? Eccomi, Eccolo, eccolo. buonasera, come va? Tutto Tutto bene? bene? Sì, stavamo facendo una chiacchieratina con Fabio, aspettando le 21, mancano 9 minuti. Nel frattempo, ecco, è arrivato pure Giorgio. Allora, intanto vi chiedo un'opinione sulla mia. Sul più che altro e anche sulla mia connessione, perché io No, sento Enzo un pensavo sulla po' a tua maglietta, scatti, non quindi so se pensavo sulla maglietta. No, in effetti un po' a scatti, non lo ti so. piace infatti. Sì, assolutamente sì. Anzi, ecco, chiediamo al pubblico se piace la maglietta. Ecco, Infatti l'ho presa apposta. pure Alessandro ci dice che si è un po' rallentato. Ora in realtà un po' meglio, eh.
Anche io vi ho sentito un po' a scatti, ogni tanto. Non so se voi mi sentite bene. Infatti, ecco, noi vi sentiamo bene. Io ora vi sentiamo bene. Tra l'altro io mi sono pure appoggiato alla rete, diciamo, cellulare, che funziona meglio. Così abbiamo... Funziona meglio. Pensate, sto a Roma, ma mi funziona meglio la rete cellulare che... Nel frattempo, ecco, stanno arrivando altri. Alessandro dice, un po' rallentato, come diceva il comico, se non piace la connessione, piace la maglietta. Grazie, apprezzo molto. Intanto sentite, nel frattempo, ecco, che stiamo aspettando che arrivi un po' di gente per questo orario pure insolito. Se volete pure provare entrambi la condivisione schermo, andate pure. Eccolo, vedi, Fabio mi ha capito al volo. Eccolo. Fabio, vai. Tra l'altro, sì, dov'è? Si vede. Per switchare devi interrompere tu la connessione, la condivisione, a quel punto puoi richiederla, Edward, così ve la potete gestire proprio in autonomia quando serve. Faccio una prova anch'io, provo a rubartela. A provare a rubarmela tu, anche perché non saprei neanche come interrompere, perché c'è interrompi video, ma penso che sia la camera. No, devi cercare, guarda, dovrebbe essere in alto e abbastanza nascosto, dovresti interromperla tu però, Fabio. Cerca il bottone, quindi, vedi, mi ha fatto bene a fare questa prova. Cerca il bottone. Io posso uscire dalla modalità, ok. Nel menu in alto a sinistra di un monitor che è tipo la Dreamcast, esatto. A 100 metri, cioè interrompi condivisione. Perfetto, ora che hai interrotto Fabio, la puoi richiedere tu sotto, Edward. Ok, vediamo un po', richiedo io, screen 2, vediamo un po', share. Perfetto, vai. Ok, quindi sembra... E impara pure tu a togliere la condivisione schermo, vedi se la ritrovi. Ecco, vediamo un po', stop share. Ok, a posto. Perfetto. Ce la faremo. Così assolutamente, poi la potete, oltre che resto pure io, però ve la potete gestire assolutamente in autonomia. Ok, perfetto, abbiamo sbagliato talk. Tra l'altro pure io sopra c'ho gli adesivi di Angular, perché i tuoi mi mancano, caro Fabio. Ti devo dare tutta la collezione di gadget, dalle spille, il portachiavi, i magneti, c'è un po' di roba da darti, effettivamente. A me purtroppo quelli di Angular mi mancano. Ecco, dobbiamo fare qualche talk su Angular, così mi compro anche la maglietta. Esatto. Comunque sia, ecco, rispondo a qualche domanda che sto già vedendo ora sulla chat, così nel frattempo che sta arrivando gente comunque... per iniziare puntuali alle 21 la registrazione. Allora, da 3-4 settimane in automatico, assolutamente il giorno dopo, il venerdì intorno all'ora di pranzo di qua di là, vi viene mandato il link se siete registrati tramite Eventbrite, ok? Quindi rispondo a Maria Teresa che ce lo chiede. Assolutamente partecipate questa sera, perché avete pure la possibilità a Edward e Fabio di fare tutte le domande che volete, però per rivedere qualcosa, se vi è sfuggita, domani vi dovrebbe arrivare il video. Se non vi dovesse arrivare, mi contattate direttamente, ve lo invio io, altrimenti, e in più vi iscrivete pure al gruppo su LinkedIn, che fra poco vi faccio vedere, senza che ve lo ripeto adesso, dove Edward e Fabio condividono le slide della serata, anche se sarà parecchio live coding. Sì, live sharing. No, ma ieri notte mi sono sparato una ventina di slide qui per integrare un po' di cose, quindi all'ultimo, che no, non abbiamo neanche solito preparato, dovrebbe registrarsi bene, quindi speriamo bene. Ecco, perché Fabio lavora dopo le 2 di notte. Tipo 3 ore di strato, sì, 3 ore di sonno, perché poi avevo alle 8 formazioni. E ho finito tipo mezz'ora fa, sono... Mi speriamo bene, scusatemi. Nel frattempo qualcuno ha alzato la mano, non riesco a vedere chi, però se c'è una domanda, forse erano per le domande che ci hanno fatto in chat. Io leggo ancora, bella la maglietta, ma Zoom è difficile perché è fatto in angolo? Non so se è una battuta di già. Presumo di sì. Però non so se è fatto in angolo davvero. No, infatti non lo sappiamo. Se lo dici con condizione di causa, solo per offendere Angular, tanto a gratis. Bene. Nel frattempo, non so se, ditemi pure se vi è arrivato pure il promemoria tramite Eventbrite, così per essere certi che è arrivato a tutti. Tra l'altro, se voglio condividere questo link, io odio Zoom, senza offesa per Zoom, però sì. Se voglio condividere questo link, posso farlo in qualche modo? No.
Sì, guarda, ti consiglio di prenderlo dall'evento su LinkedIn che ho creato, così è quello. Oppure no, te l'ho mandato. Sì, puoi Lì posso condividerlo. condividerlo, ok. Condividilo, sì. Tanto ecco, ora vi parlerò 5-10 minuti, vi presento appunto le Community Night velocemente, quindi nel frattempo si può aggiungere qualcuno. Però ecco, mancano 3 minuti, partiamo con la presentazione rapidissimi. Continuo a leggere. Comunque, la poltrona è tanto pro, Fabio. Ecco. Ok. Visto, sono passato da IKEA. Ah, ok. Non quella che avevi postato su Facebook. Sì, Ah, quella là, è quella là. mi sa Sembra che è però che quella qua là. c'è adesso c'è anche il cuscinetto, vedi, ti danno anche il cuscinetto. Certo. Eh sì, con quel che A me il costa. promemoria è arrivato su un'utenza non registrata. Ho dovuto usare un'utenza che non uso. All'ultimo, boh, chissà perché, in che senso è arrivato su A me ha un'utenza? chiesto l'email e il nome per entrare nella conferenza. Può Ah, essere che la stessa cosa ha stranissimo. Dici chiesto su Zoom? Valerio. No, Sì. allora, io perché di direi. solito chiede il nome. Intanto, se qualcuno lo chiede, direi di mettere in chat il link così anche loro possono condividerlo. Quindi, se vuoi, io metto questo link in chat così chi vuole lo può Sì, condividere con gli altri. Poi assolutamente. lo aggiungo visto che ci sono già i miei post che ho fatto da altre parti. Nel frattempo stiamo crescendo. Eccoci. Fabio in super forma, ora tutti a correre con Enzo, ok. Stasera salto la corsa per chi ormai è abituato. Salto la corsa perché ecco, questo è stato pure un esperimento nuovo che facciamo perché chi ci segue da tempo ha visto che abbiamo fatto sempre alle 18:45. Stasera su proposta di Fabio che in realtà poi è stata ben gradita pure da altri speaker. Proviamo queste, visto che siamo pure in estate, proviamo proprio queste night, vere night, ok, night di notte. Eh sì, come dice anche il nome, Allora, no? io ecco, per essere puntuale, condivido lo schermo, chiedo a Fabio e Edward di dirmi se lo vedete, visto che siete gli unici che potete parlare. Eccolo qui, io però me lo condivido di qua. Ditemi se vedete appunto la slide sulla Dev Community Night. Dovrei entrare in full mode, ecco, per vederla. Sì, si vede. Perfetto, perfetto. Ecco, leggo l'ultima. Se non breve, cercando di andare con Google, ogni volta che prendo il biglietto mi chiedeva di nuovo. Allora, in realtà credo che dipende dal tipo di Eventbrite che è americano, quindi nel momento in cui c'è da accedere, lui richiede pasticci che fa comunque Eventbrite, che spero risolvano presto. Non l'avevo notato pure io. Quindi c'è da fare Siamo il contenti doppio login. che ce l'hai fatta ad arrivarci, ad arrivare a esserci online con noi, dai. Ok, comunque. Siamo pronti? Partiamo così poi daremo subito spazio a Edoardo e Fabio. Benvenuti, giovedì 9 luglio, piena estate, siamo all'ottava, anzi siete veramente tanti, quindi vi ringrazio, vi ringraziamo tutti di essere qui questa serata. Ottava Dev Community Night, come creare un'app in React e TypeScript con Edoardo e Fabio. Rispetto quindi una delle prime puntate dove avevamo ospitato solo Fabio, quindi c'è già questa novità di Edward. Abbiamo un'applicazione totalmente nuova e fra poco vedrete e avrete la possibilità di seguire la creazione di Edward e Fabio. Velocemente, per chi è la prima volta che partecipa a una Dev Community Night, che cosa sono le Dev Community Night o Dev Community Night? Perché può essere intesa sia come serata, sia come una serie di incontri, una community che stiamo creando. È appunto una serie di incontri online di Talent Garden Innovation School dedicati agli sviluppatori di tutti i livelli, no? Perché stiamo qui per confrontarci, per approfondire i linguaggi, le tecnologie del momento e crescere un po' insieme, scoprendo le potenzialità del coding. Quindi sia esperti che forse vogliono approfondire un argomento per loro nuovo, sia assolutamente persone che vogliono iniziare a programmare, perché comunque il taglio è sempre quello del beginner sulla singola tecnologia, sul singolo framework. I prossimi appuntamenti, quindi vado già al dopo. Il 16 luglio abbiamo Matteo Manchi con React Native dal front-end allo sviluppo nativo. Poi parleremo sempre, ecco, di sviluppo su mobile con Rihanna, introduzione a Flutter, il 23 luglio. Il 16 luglio ritorniamo il pomeriggio, però il 23 luglio sarà da capo una notturna alle 21. E poi uno spoiler, ci saremo anche a settembre. Credo forse pure quattro appuntamenti, però a partire dal 10. Quindi ci riposeremo agosto e l'inizio di settembre. Riprenderemo dal 10 settembre, che è già fissata la prima data.
Se ci seguite sui canali che fra poco vi dico, avrete tutti i prossimi appuntamenti. Vi dicevo già prima nella chiacchierata precedente che abbiamo creato, ho creato un gruppo LinkedIn Dev Committee Night. Lo cercate così o vi sparate quel QR code che sta sulla vostra destra, oppure c'è sopra il link, quindi l'accorciatore del mio sito che vi riporta poi su LinkedIn. Questo gruppo serve per ritrovare le persone che partecipano ed eventualmente pure per discutere tra di voi tutti insieme i partecipanti delle Dev Committee Night. Sono già 8, come vi dicevo, arriveremo alla fine a 13-14. Un contatto con gli speaker, perché sopra ci stanno già Edward e Fabio e tutti gli speaker precedenti, e ci saranno i futuri. Per conoscere tutte le notizie, quindi qui pubblicherò pure il calendario, prima degli altri canali, il calendario delle Dev Committee Night prossime, favorire il confronto tra Dev, come vi dicevo. Mi presento, io sono Innocenzo Sansone, sono prima di tutto un Dev, però ormai da 12-13 anni, iniziando con Microsoft, mi occupo di community, di sviluppatori, di iniziative tech and dev. Questo è il motivo per cui seguirmi. Poi ecco, ho riportato il mio title di LinkedIn, faccio questo come mestiere, quindi il community manager soprattutto in ambito tech. Se mi volete contattare per qualsiasi motivo, vi ho riportato il mio LinkedIn, trovate pure un QR code da sparare, ed Edward e Fabio, che fra poco, ecco, si presenteranno un po' meglio e partiranno col talk. E volevo proprio chiedere rapidissimamente, come hai iniziato a programmare, Edward? Come hai iniziato a programmare, Fabio? Inizia pure, Edward. Eccomi. Allora, praticamente... Battuta rapida, vai! Praticamente un po' di anni fa, proprio alle medie, vedendo i siti web, ho detto: ma che cosa ci starà dietro tutto questo? Sono andato a prendere i template statici online ed è partito tutto da lì, quindi puro HTML e CSS. Perché Edward è giovanissimo, scusa Edward. Scusami? Quanti anni hai? Sei giovanissimo, tu parli delle medie, sembra chissà quanti secoli fa, in realtà allora, quanti anni hai? Stavo per dirlo anch'io sta cosa. 21. Ecco, invece Fabio, che le medie le ha fatte un po' di decenni fa, sì, come me del resto. Ciao a tutti, sono Fabio Biondi, ho 22 anni. No, io in realtà qui si capisce tutto dallo Spectrum 48K Sinclair, col Basic, copiando i programmini dai libri, ovviamente, non ci capivo niente. Passando per COBOL, C e poi robe brutte, PHP, Flash, eccetera, eccetera. Pure COBOL, interessante. 5 anni alle superiori, neanche uno, 5 anni. E poi ecco, con noi virtualmente ci sta Talent Garden Innovation School, e rapidissimamente vi parlo io, ho rubato questa presentazione, ormai è una battuta che riciclo tutte le volte, ho rubato questa presentazione a Talent Garden, vi racconto veramente velocissimamente. Talent Garden crea campus, intesi sia come spazi fisici, sia inteso come una grossa community, che aiuta a far crescere i talenti del digitale e connetterli globalmente per tutta Europa, diciamo. Quindi in Talent Garden si trovano professionisti del digitale, startup, studenti e soprattutto le community tecniche e del digitale. Questi sono un po' i numeri. Talent Garden quindi offre prettamente 4 servizi: i co-working, quindi spazi disegnati ad hoc proprio per i professionisti del digitale, quindi per le startup, dove c'è di tutto di più quello che serve per svolgere quindi il proprio lavoro nel migliore dei modi. Dopodiché abbiamo tutta la parte di Innovation School, che si occupa quindi di formazione nel campo dell'innovazione, focalizzandosi su 4 aree principali. Le aree sono appunto quelle del coding, dei dati, del marketing, e del design e del business. Poi c'è tutta la parte dedicata alla trasformazione delle corporate con l'Open Innovation. E per finire, poi probabilmente, ecco, un motivo per cui conoscete già Talent Garden, avrete frequentato i suoi spazi per un meetup, per un evento, per un hackathon, ospita eventi in tutta Europa. Questa è un po' la mappa di crescita. A me mi piace questa slide perché io l'ho conosciuta, ho conosciuto Talent Garden e il CEO di Talent Garden in Microsoft proprio quando era uno di questi puntini piccolini, no? Questa è stata un po' poi tutta l'espansione, fino ad arrivare oggi ad avere campus, tantissimi campus in Italia, e man mano a riempire tutta la mappa d'Europa. Velocissimamente vi voglio presentare pure una interessante opportunità
il primo master, quindi il primo master online, bootcamp totalmente online dedicato agli sviluppatori, e ora vi dico pure a che tipo di sviluppatori, che partirà il 12 ottobre. Io vado, come potete fare voi, con questo link che poi semmai vi riporto in chat qua, insieme a tutti gli altri link utili quando partiamo. Quindi ve lo presento, è il primo Codemaster Bootcamp online di Talent Garden Innovation School rivolto agli sviluppatori, che cercherà di formarvi sulla professione del JavaScript Developer Full Stack Junior. Ok? Il corso parte dal 12, durerà 12 settimane, è full time, quindi dalla mattina alla sera, prevede una serie di sessioni live e poi un'altra parte di esercitazioni in una classe assolutamente seguiti sia dai docenti sia dai tutor, è costituito da un'aula pratica. E la cosa più interessante è che cerca di formare la carriera dello sviluppatore proprio che parte da zero, assolutamente da zero, fornendo pure tutte quelle soft skill, quindi consulenza di carriera, come appunto si fa un colloquio tecnico, tutta la parte dedicata al lavoro in team, al networking, con le community, con altri professionisti del settore. E tra l'altro garantisce uno stage a chi è al di sotto dei 29 anni. Quindi è rivolto a chi compie i primi passi, perché sfogliando velocemente il programma che trovate qui, vedete, si parte proprio con le basi, quindi tool che oggigiorno si usano nel campo dello sviluppo, Git, Visual Studio Code, che probabilmente poi andrà a usare pure Fabio, giusto? Userai Visual Studio Code. Docker, Terminal, via dicendo. Poi abbiamo una fase, un modulo dedicato a JavaScript partendo da zero, un modulo invece che va a approfondire meglio JavaScript con tutti, quindi poi i framework utilizzati oggi, la parte dedicata poi pure all'accesso ai database e al front-end, quindi con l'immancabile React, sarà basato su React, mentre ecco lato back-end verrà affrontato tramite Node.js. E poi le ultime due parti dedicato, la prima a ricreare in team un prodotto, diciamo, del momento, quindi sarete coinvolti nel ricrearlo praticamente da zero, e poi il progetto finale con il quale vi diplomerete. Sono aperte già le selezioni, che sono molto interessanti. Perché? Perché compilando questo modulo qui, in realtà avete accesso a 40 ore di lezioni gratuite, assolutamente gratuite, tramite il quali poi avrete la possibilità di presentare un pre-work sul quale verrete selezionati per poter eventualmente accedere al colloquio finale, che vi darà la possibilità poi di partire da ottobre. E cosa ancora più interessante, i tre migliori pre-work verranno premiati con diciamo una borsa di studio che va a coprire il 100% dei costi del master. Quindi una bella occasione per mettervi alla prova ed eventualmente poi fare il master gratuitamente. Io ho finito, torno velocemente alla slide se volete puntare il QR code, però come vi dicevo, appena partiamo tutti i link, quindi il gruppo LinkedIn e tutti gli altri link ve li riporto in chat. Io mi taccio, siete pronti ragazzi? Non è che vi siete addormentati, no, perché qua siamo tutti animali notturni, quindi io stacco il mio schermo. Ditemi un po', sì, si è staccato, quindi partite col vostro. Io sono qui, raccogliamo, ecco, lo ricordo per tutti, raccogliamo tutte le domande per la fine. Quindi tranquilli se non vi leggeranno mentre magari anche live codano. Durante possiamo fare delle micropause per un po' di domande. Ma sì. Ci sono problemi. Assolutamente, quelle che sfuggono però poi le facciamo alla fine. Ok, allora buon meetup e a dopo. Grazie mille Enzo, grazie sempre a Talent Garden che ci ospita. E quindi iniziamo un po' a vedere l'introduzione. Intanto saluto tutti, poi adesso pian piano ci presentiamo sia io che Edward. Metto full screen le slide, spero che si vedano. Sì, do la conferma. Perfetto, grazie Edward. Benissimo, quindi oggi parliamo di React. Non è chiaramente un corso base di React. Per parlare di React dovremmo iniziare a partire da JavaScript, quindi JavaScript S6, in questo caso TypeScript, dovremo analizzare alcune strutture di React come anche l'utilizzo del JSX, di cui parleremo un pochino,
e poi si dovrebbe ovviamente andare passo passo ad affrontare tutte le tematiche che sono, diciamo, indispensabili per l'utilizzo di questa libreria. Libreria per lo sviluppo ovviamente di single page application. Quest'oggi in realtà facciamo comunque una, creeremo una micro applicazione, adesso tra un po' vedremo cosa, e andremo a affrontare comunque passo passo alcuni step, partire proprio da zero. Quindi già abbiamo una bella infarinatura, ecco. Infatti, è ovvio che chiaramente, insomma, in un'oretta non possiamo fare tutto, non possiamo andare nel dettaglio, ma spero che sia un po' di ispirazione, no? Cosa dici, Edward? Speriamo bene. Sì, speriamo bene, dai. Vediamo un po' i commenti alla fine. Esatto, vediamo gli insulti. Allora, ho fatto anche alcune slide anche sotto il tuo suggerimento, Edward, proprio ieri. Invece di metterlo alla fine, l'ho messo però all'inizio, che in cui c'è una descrizione di tutte le tecnologie che useremo durante questa sessione, quindi okay. Era simpatico, no? Secondo me, così tra un po' si vedrà di cosa parleremo subito nel concreto, ma prima mi presento, poi lascio la parola a te, Edward, per fare la stessa cosa. In realtà è un po' ripetitiva questa slide, perché me l'ha trovata in ogni talk. Comunque, mi chiamo Fabio Biondi, mi viene da ridere perché potrei registrarla, sono Google Developer Expert in Web Technologies e Angular, e oggi parliamo ovviamente di React, Microsoft MVP, e quindi ovviamente per quanto riguarda la parte di tecnologie web. Mi occupo principalmente di front-end, soprattutto per quanto riguarda il mondo front-end, Angular, React in primis, ma poi insomma tutto quello che vi ruota attorno, da RxJS, TypeScript, JavaScript, State Manager, eccetera, eccetera. Non voglio annoiarvi troppo, ma soprattutto mi interessa, insomma, soprattutto che conosciate le community che ho fondato tanto tempo fa. Ormai ci siamo comunque diversi moderatori, diversi utenti, siamo quasi 20.000, ormai sono delle community su Facebook, si chiamano Angular Developer Italiani, JavaScript, React e opportunità sempre con developer italiani alla fine, no? Quindi diamo sempre supporto, condividiamo news, anche queste live quando ci sono le condividiamo, quindi alla fin fine se avete bisogno di supporto, anche semplicemente scambio di opinioni, venite lì che c'è gente veramente molto molto competente. Assolutamente. Infatti. E poi, questo l'ho aggiunto questa volta, ricordatevi di sottoscrivere il mio canale YouTube, in realtà dove pubblico settimanalmente, a volte anche giornalmente per dei periodi, comunque video sulle tecnologie che uso, anche su qualcosa di in più. Tante volte mi sbizzarrisco su qualche tecnologia che magari con cui non ho troppa confidenza, ma sono sempre cose comunque interessanti per il nostro lavoro, quindi lo trovate poi, i vari link li trovate. Se cercate Fabio Biondi su YouTube trovate prima un violinista famosissimo che mi ruba tutta la SEO e poi trovate me, comunque sia, però mi trovate. Allora, non posso dire la stessa cosa su di me, quindi non la posso ancora registrare per metterla in tutti i talk, visto che ne avrò fatti due, però mi presento al volo anch'io. Allora, il mio nome è Edward Andrei Capanu, sono un software developer presso l'azienda Talentium. Praticamente mi occupo di sviluppo nel mondo Microsoft, principalmente su React e tutta la parte di front-end. Si potrebbe dire che sono in continuo movimento e crescita con le nuove tecnologie, o almeno ci sto provando, e sono sempre alla crescita e alla ricerca delle nuove community, più che altro per scambi di opinioni e best practice, no? C'è sempre da imparare, ecco. E andiamo a vedere anche quello che saranno poi i topics dei nostri slide, della nostra applicazione. Quindi andremo a vedere le tecnologie, andremo ad utilizzare Node, NVM, più che altro per il cambio poi delle varie versioni di Node, no? Sì, andremo ad utilizzare NVM. Più versioni di Node nella stessa macchina, no? Quindi esatto. Andremo ad utilizzare NPM per l'installazione delle nostre dipendenze. Andremo a creare l'applicazione, ovviamente utilizzando le ultime versioni di React. Andremo ad utilizzare anche i functional component. Tra l'altro c'è un errore, perché React, facciamo il fix in diretta, tanto non è una conferenza, ecco, ufficiale, ufficialissima, possiamo farle. Succedono anche queste cose qui, ecco. Esatto, e qua tra l'altro ci aggiungiamo, anzi l'ho messo sotto, TypeScript. Fix in diretta. Niente, mi hai spoilerato le altre cose, quindi sì, andremo ad utilizzare TypeScript e anche Bootstrap e Axios, più che altro Bootstrap per aggiungere un po' di stile alla nostra piccola micro applicazione e Axios per fare le chiamate ai nostri cognitive services, di cui poi parleremo. Ok, anzi in realtà potevi spendere due parole in più sui servizi cognitivi, no? Alla fin fine, cosa faremo alla fine, cosa sono? Mettiamola ora. Allora, praticamente,
per chi non li conosce, sono delle API, comunque, oppure SDK, che ci consentono di creare delle applicazioni intelligenti senza la necessità poi di componenti, di competenze o di conoscenze di data science, ecco. E di machine learning, quindi appunto... Esatto. Quindi parliamo infatti... proprio di... Sì, parliamo proprio di chiamate semplicissime REST a dei servizi già pronti, quindi dei engine già allenati, per poter analizzare i nostri dati e darci in tempo reale una risposta già analizzata. Esatto, esatto. Tra l'altro oggi useremo sia i translator, il translator API, quindi già lo spoiler in realtà, sia le text analytics, quindi andremo a vedere un po' di cosine che ci spiegherà dopo Edward, e anzi ci mostrerà, quindi spoiler, anche su Azure, che è carina questa cosa, se non l'avete mai fatto, come creare delle risorse per poi crearvi le API e andare a utilizzare, no? Quindi, ma sì, penso sia comunque più carino farla vedere, no? Creare subito infatti, in live. Infatti, così facciamo proprio vedere i passaggi. Tra l'altro, spoiler, un'altra cosa, appunto, stiamo già lavorando da un bel po', io e Edward, sulla parte di servizi cognitivi anche per dei talk che riguardano la computer science, quindi face recognition, OCR, riconoscimento quindi di immagini anche sui video, quindi stiamo preparando un po' di cosine. Quindi, al contrario, in realtà, di Enzo, che si ferma a agosto, probabilmente qualcosa ad agosto verrà fuori, qualche nuova live su questi topic. Comunque, queste sono le tecnologie che useremo in questa demo. E poi lascio sempre a te, Edward, descriverli. Sì, poi, visto che comunque faremo un live coding a quattro mani, andremo ad utilizzare Code Sandbox. Sarà più facile per noi comunque riuscire ad interagire. Però nelle prossime slide vi faremo anche vedere come creare l'applicazioncina direttamente in locale. E Postman per le chiamate REST, che faremo poi ai nostri Azure Cognitive Services. E per la creazione delle interfacce, poi andremo ad utilizzare o JSON TTS oppure li scriviamo a mano, visto che comunque sono abbastanza semplici, ma giusto. Okay. Bene. A questo punto, lascio la parola a te. Io, se vuoi comunque intervenire quando vuoi. Quindi diciamo che parte tutto da Node. Quindi essendo appunto una sessione base su React, vediamo proprio da dove partire. Sono slide veloci, quindi anche qua sarebbe da approfondire, no? Ovviamente un po' di più, ma giusto per darvi qualche spunto. No, innanzitutto parte tutto da Node, perché sostanzialmente la maggior parte degli strumenti che usiamo per creare gli scaffold, per fare unit test e via dicendo, comunque si basano su Node.js. Quindi anche se non lo usiamo Node.js per lo sviluppo vero e proprio del codice, perché comunque è la versione, diciamo, server side del nostro JavaScript, che in questo caso non ci interessa, c'è un ambiente necessario che effettivamente dobbiamo avere installato nelle nostre macchine locali, no? E in più Node.js ci offre NPM, che è lo strumento di cui vi parlava prima Edward, per andare a installare pacchetti, dipendenze e così via. Che è la base di tutte le nostre applicazioni, ecco. Infatti, per forza. Diciamo che nel mondo React un'altra cosa da notare è che esiste anche l'alternativa Yarn, sviluppata da Facebook. Personalmente non ci ho mai preso troppa confidenza, quindi comunque rimango fedele a NPM. Però bisogna dire che c'è anche la controparte. Quindi, tutto parte dal sito web di Node.js. Possibile scaricare la versione. Io consiglio la Long Term Support, che è quella più, diciamo, con garanzia di supporto nel tempo, e quindi l'ultima stabile. Anche se, come dicevi prima tu, Edward, no? E abbiamo messo nella lista, questa è una possibilità, no? Quella di installare un eseguibile, la cosa più semplice, si installa globalmente. Ricordate su Windows di fare run as admin e di andarlo a installare in modo che nelle variabili globali del vostro sistema operativo abbiate messo Node e che quindi la riga di comando o comunque sia raggiungibile ovunque nel vostro sistema da qualunque cartella. Lo dovrebbe fare comunque in automatico, quindi su Windows non ci stanno problemi del genere. Non perfetto. E quindi meno male. Però, come dicevi tu, questa invece è una schermata del Mac, alla fin fine. Esatto. Dove abbiamo noi NPM, no? Esatto, con la possibilità poi di scegliere le varie versioni, nel caso in cui oggi vogliamo creare un progettino con la versione 13, magari domani un'altra versione con l'ultima, ad esempio la 14. Che potrebbe non essere stabile, no? Alla fine, quindi proviamo, le installiamo, no? Configuriamo l'ambiente. Poi ricambiamo. E poi al limite, esatto, la cancelliamo se non ci interessa più. Molto comodo, proprio perché anche possiamo avere un progetto di tot anni fa che richiede Node 6, con Angular 2 o con AngularJS, dico una cavolata, comunque è un sistema obsoleto, diciamo, legacy, e alla fine possiamo installare quella versione senza però danneggiare, diciamo, andare a toccare il nostro ambiente di sviluppo vero e proprio. Esatto, quindi mio consiglio è di partire direttamente con NVM, direttamente, ed evitare l'installazione di Node antecedente, quindi quello che abbiamo visto prima. Quindi,
lista delle variabili globali e locali, scusatemi, tutte questa, e quella con la freccina, che vedete quella freccina, è la mia versione corrente, quella che sto usando in questo momento, la 14, però posso switchare eventualmente alle altre, semplicemente con dei comandi, nvm use, nome della versione, nvm install, installa un'altra versione molto semplice da usare. Per installare quella di Windows è sufficiente andare sul repository di Windows, poi se scrollate un pochino nella pagina trovate un download now, andate nella pagina di download, trovate la stable release, un eseguibile, la installate, processo di installazione nudo e crudo e lo potete fare, insomma. Ma sì, è tutto abbastanza semplice. Esatto, su Mac eventualmente la cosa più semplice è di installare con Homebrew, quindi un brew install, eventualmente NVM si installa, poi ci sono diverse altre possibilità. E su Linux chiedete chi è più esperto di me. Comunque non ci sono grossi problemi, sono delle guide online dove in realtà anche quando abbiamo fatto delle classi c'era qualcuno che usava Linux che non so molto supportare io, alla fine se l'ha installato in 10 minuti senza problemi, seguendo queste guide. Quindi consiglio spassionato di andare direttamente su NVM. E, no? Come con NPM, Edward, no? Abbiamo installato ovviamente questo strumento. E poi ci dà la possibilità di utilizzare il comando create react app anche magari con l'utilizzo di npx, no? Che è una caratteristica speciale di React che ci permette di installare... Non di React, ma di, in realtà di npm, ci offre npm che però viene sfruttata spesso, no? In React. Ok, che ci permette comunque, se, dimmi se sbaglio, di utilizzare l'ultima versione di React, giusto? Più che altro evita di dover fare, no? Siccome create React app, no? È uno strumento che dobbiamo avere globalmente nella nostra macchina installato, diciamo, appunto nelle variabili d'ambiente affinché sia raggiungibile ovunque, quindi ovunque posso creare un progetto React, le soluzioni sono due. O si installa il create react app col -g, quindi npm install -g create react app, l'abbiamo globale, quindi, e possiamo usarlo dappertutto. Con npx è carino perché in realtà non l'abbiamo globalmente, ci scarica l'ultima versione al volo, quindi ci perde un po' più di tempo, ma sostanzialmente c'è la scarica e ci permette di utilizzarla subito. Così possiamo evitare di sporcare la nostra macchina con tante versioni globali, sostanzialmente, anche se magari vogliamo provare una libreria, semplicemente la proviamo senza dover installare. Scusami se ti ho... Ma noi di che è fatto pure bene a farlo. Sì, e poi abbiamo anche la possibilità, no, di dare il nome alla nostra applicazione e di scegliere in questo caso il template di TypeScript, perché andremo a scrivere l'applicazione in TypeScript, quindi ci creerà direttamente tutti i file, invece con l'estensione JSX, con l'estensione TSX. Che vedremo poi, insomma, sono i file sostanzialmente JavaScript e TypeScript in versione potenziata, diciamo così, col supporto JSX di cui parleremo tra poco. Comunque, sostanzialmente configura un progetto con TypeScript alla fin fine. Altro step, no? Oh, semplicemente sì. Installiamo le dipendenze che ci servono, quello usiamo sempre npm install, quindi nella cartella del progetto, no? Semplicissimo, installiamo Axios e Bootstrap che useremo, no? Allora, appunto, sì, possiamo anche utilizzarle, no? Nello stesso comando, quindi... Sì. Spazio Bootstrap senza farli separatamente per chi non ne fosse conto. È vero, infatti non l'ho menzionato, invece di avere due npm install uso lo spazio, possiamo mettere n di queste dipendenze per una sola volta, giusto. Bene, una volta creato il progetto, alla fin fine quello che ci viene creato sostanzialmente è una funzione app. C'è un po' più di template, no? L'Hello World, però sostanzialmente abbiamo una funzione app che ha praticamente un div con del contenuto. In questo caso l'ho semplificato con Hello React. Quindi che ci facciamo di questo? Di questo semplicemente possiamo utilizzare una funzione di React DOM in particolar modo. Quindi in realtà anche qua mi sa che c'ho un refuso, ho messo React, sono slide di fresche, quindi magari faccio prima qualche piccolo fix. Comunque possiamo da React DOM andare a utilizzare la funzione render per andare sostanzialmente a prendere questa funzione e come vedete la prendiamo sotto forma proprio di un nuovo custom element, in questo caso chiamato app, quindi questa funzione viene proprio vista come se fosse un nuovo elemento HTML e andiamo semplicemente a renderizzarla in un nodo del nostro index HTML, della nostra applicazione HTML. In questo caso immaginiamo appunto un nodo, un elemento che abbia l'id root. Quindi in questo id root montiamo sostanzialmente un'applicazione React, che in questo caso farà semplicemente Hello React. Quindi... Se cambia slide. Ok, perfetto. Ok, a posto. Però, premevo ma non andava. Il bello della diretta. Esatto. La parte interessante è questa qua, che c'era anche nella slide prima, ma che l'abbiamo messa, no? In questo esempietto, no? Questo
sostanzialmente viene chiamato JSX e, come c'è scritto nella nota, non è né una stringa né un HTML. E cos'è sta roba qui? È sostanzialmente una estensione di JavaScript che va più o meno a mimare l'HTML. Sostanzialmente immaginiamolo come un sistema di templating, come può essere quello di Angular, come può essere Knockout o quello che è, che però viene potenziato da JavaScript. Quindi in realtà qui possiamo farci veramente il bello e il cattivo tempo. In questo talk è un peccato perché sarebbero da vedere tutte queste sfaccettature, capire quanto è più potente questo sistema rispetto a un template statico alla Angular. Però c'è qualcuno anche che lo ripudia per questo, sappiatelo, perché c'è un mix di HTML e JavaScript che però ci permette di avere un'enorme flessibilità. Possiamo fecciare gli elementi per creare delle liste comunque, e notiamo anche come lo ha inserito, no? Con le parentesi graffe. Quella delle interpolazioni, parli del dentro il title, intendi? Sì. Esatto, sì, quella lì è più la classica interpolation dove possiamo inserire, no, un'espressione, in questo caso la costante title, ma potrei avere un'espressione, addirittura quello che stavi dicendo tu è il bello è quello, posso chiamare una funzione, per esempio, che mi restituisce un'altra parte di JSX, o posso avere un ternario che mi carica da una funzione una parte di JSX, da un'altra funzione un'altra, quindi è molto molto flessibile. Farei una nota su questo qua, quindi qua espressione te la faccio dire a te, in realtà anche se non ce la siamo preparata. Praticamente in React per utilizzare le classi, ma poi vediamo anche per gli stili, invece di utilizzare il solito class, andremo ad utilizzare il class name, che onestamente io non ho capito perché hanno scelto sta cosa qua. Però Io presumo in realtà perché class è una parola chiave per identificare le classi, no? Quindi class intendo proprio la classe OOP, programmazione, mentre class name è per gli probabilmente stili. Il motivo per cui class name e per cui non possiamo usare class è perché è una parola riservata. Perché usare class name? Non mi sono letto delle discussioni a riguardo, ma presumo perché la proprietà del DOM per cambiare la classe CSS dovrebbe essere class name alla fin fine. Quindi alla fin fine presumo che venga da lì. Ci sono delle discussioni in realtà su GitHub di gente che vuole abolire class name in favore del supporto a class, eccetera, eccetera. Ma ormai ci abbiamo fatto il callo e onestamente è l'unica vera variazione. Ce ne sono anche altre, tipo il for per le label, che diventa HTML for, e a qualche altra che non ho mai usato in realtà. Quindi queste due sono quelle che mi sono capitate di più, no? Però in realtà ce ne sono poche altre. Comunque, salvo sì, poi questo, praticamente ci sta anche per i stili, no? Il fatto che comunque ogni volta che noi andremo a scrivere dentro a style, non possiamo scrivere i nostri parametri con staccati, no? Quindi tocca essere scritti tutti attaccati. E in che senso? Non abbiamo una slide, però dopo la possiamo anche far vedere. Dopo la facciamo esempio, vedere. Margin top, margin left, ad esempio, no? Se prima li scrivevamo con il trattino, ora non ti puoi, intendi, non c'è il kebab case, ma abbiamo eventualmente da usare il camel case, che poi è la stessa sintassi sempre del DOM, se ci pensi. Quindi se usassi sì, HTML infatti, vanilla JavaScript, useremmo comunque sia background color con la C maiuscola invece che col trattino, no? Quindi alla fine abbiamo comunque, sì, sono delle piccole variazioni. Anche qua nel mondo React c'è chi preferisce il CSS con le classi, c'è poi tutto un mondo di persone, brutte persone, no scherzo, in realtà, sono veramente spaccate la community su chi invece preferisce addirittura usare esclusivamente inline style, perché l'inline style, nel caso di React, non è semplicemente usare il CSS tradizionale con gli stili inline, ma vuol dire che abbiamo la potenza di JavaScript, no? In questo esatto. CSS, quindi possiamo cambiare la runtime, tante altre cosine interessanti. E poi andremo a vederlo anche nella nostra demo di oggi, no? Il style dinamico. Più o meno, più sempliciotto, ma andremo a vedere poi così. Vabbè. Una cosa che farei notare, che non so se che forse se avete notato, è che di solito, anche se abbiamo un sistema di templating HTML, di solito l'HTML è tra virgolette, no? E tra le due virgolette, quindi è una stringa. Per quello c'è scritto this is JSX, non è una stringa neanche un HTML. La parte interessante è da vedere che dopo return abbiamo il div direttamente piazzato nel nostro JavaScript, senza appunto doverlo necessariamente mettere tra virgolette. Potremmo anche andare a capo qui, multiline, quindi è molto particolare, no? Come sistema. Sì, c'è solo una cosa da notare, che non si può ritornare più di un tag HTML, no? Quindi sì, ci vuole sempre un nodo root, infatti, che wrappi esatto. Tutto. Infatti, poi magari lì lo parliamo anche sui componenti. Quando parliamo di componenti, poco, ma ne parliamo, insomma. Esatto, sì, ci sono, per quello dicevo, sono un po' di regole da seguire, sarebbe bello esplorarle, però qua faremo una piccola panoramica un po' di su React, ma sì, funzionalità.
Direi, okay. A questo punto, abbiamo, immaginiamo di aver creato questo progetto con Creator Act Up. Noi però, siccome vogliamo fare oggi un po' di pair programming, lavorando insieme, useremo sostanzialmente diciamo, uno strumento online che si chiama Code Sandbox. Ma prima di quello, dimenticavo che abbiamo la slide della demo, obiettivamente, no? Quindi poi vi parlerò di questo Code Sandbox. No? Demo semplicissima, vero Edward? Alla fine, no? Facciamo banalmente una text area. Dove sì, sarà semplicemente una text area che verrà gestita tramite lo stato locale del nostro componente, che poi andremo a vedere, e tramite un bottoncino riusciremo poi a fare la chiamata ai nostri servizi cognitivi per avere il testo tradotto. E poi in seguito creeremo anche un custom component, che sarà il nostro sentiment bar, che ci farà vedere sia il colore che la dimensione comunque del progress, basandosi sul sentiment retrivato dai cognitive services. Quindi se siamo arrabbiati sarà rosso e comunque di una dimensione molto più bassa, molto più piccola. Se siamo molto felici esploderà, è una cosa del genere. Esatto, esatto. Magari un po' esagerato, però il concetto è quello lì. Niente, questo è lo strumento che andremo a usare, Code Sandbox. Per chi già ha usato dei playground online, simile a Stack Blitz, a JSBean, CodePen e via dicendo, è interessante perché in realtà permette di creare progetti React, Angular e via dicendo, ma l'aspetto interessante, infatti non lo conosco benissimo, dico la verità, lo uso poco, ma vogliamo sperimentare oggi per provare a fare pair programming, tra virgolette. Oggi fa il caso nostro, ecco. Esatto, perché così possiamo condividere un solo desktop e però possiamo scrivere in due il nostro codice, no? Anche contemporaneamente. No? E tra l'altro io ancora non ho il link di condivisione. Perché neanche io ho creato il progetto, perché ho pensato di farlo in diretta, no? Quindi vediamo se esplode tutto. Quindi adesso andiamo qui, ci sono ancora un po' di slide che vanno a descrivere degli altri argomenti, ma le vedremo poi. Adesso, eccolo qua, Code Sandbox. Ci sono più progetti di test e di prova che altro. Comunque sia, su Code Sandbox, sono andato su Create Sandbox. Anzi, in realtà creiamo la sandbox adesso. Posso scegliere il tipo di progetto che mi interessa. Per esempio React TypeScript. Quindi sto creando il volo con voi. Speriamo bene. Anche perché sto usando per la prima volta anche Chrome, per la prima volta in live Chrome Canary. Quindi in realtà è la versione, diciamo, ancora non ufficiale di Chrome, che ci introduce già delle novità, speriamo che non siano, che non abbiano dei problemi. Quindi adesso abbiamo un progetto React, come vedete qui c'è Hello Code Sandbox, e arrivando a quello che abbiamo fatto prima, noi potremo scrivere Hello React. Aumento un po' le dimensioni qua, così si vede meglio, se no ho paura che... Infatti. Poi, intanto metto così, poi limite se abbiamo più bisogno di spazio andiamo a rimpicciolirlo. Vedete, abbiamo un refresh automatico con il live reload. Quando facciamo la modifica abbiamo qui il refresh. Qui a sinistra abbiamo dei file che in realtà non ci serviranno più o meno mai, andremo a crearne qualcuno dopo, ma inizialmente lavoriamo su app, quindi per il momento potrei anche chiudere questa, se non che vado a fare prima l'installazione delle dipendenze, quelle che ho fatto prima, no, dalla slide con npm install bootstrap e axios, per evitare, esatto, sostanzialmente di perdere tempo dopo. Lo facciamo subito al volo. Carino, perché ha già delle dipendenze in cache, quindi sta anche pochissimo a installarlo. Installiamo Bootstrap, e poi l'ha già installato, e poi andiamo a mettere Axios, che, vabbè, descriverà dopo Edo, una libreria per la comunicazione con il server, comunque. Ma sì, ci permetterà poi di fare delle chiamate REST, ecco. Diciamo esatto, grandi. Esatto. Io, guarda, aggiungo ancora una riga alla fine, Edward, poi ti lascio in realtà a te la parola per un pochino, magari faccio rompiscatole ogni tanto da dietro. L'unica cosa che facciamo adesso, come vedete qui abbiamo già un import styles, questo è già anche diverso rispetto al solito in cui appunto importiamo un CSS con un link src nell'index HTML. Possiamo importare sostanzialmente i nostri style direttamente con gli import classici, insomma, che siamo abituati a usare con anche JavaScript. E in realtà quello che andremo a fare, di solito io preferisco farlo in index, quindi il nostro file principale, quello che come vedete anche prima abbiamo scritto nelle slide, prende il componente app importandolo da questo file tsx, quindi abbiamo una funzione banalissima app che fa che renderizza semplicemente un Hello React e va a montarlo sull'id appunto root. Quindi noi nel file html avremo un div da qualche parte, eccolo qua, con id root. Quindi diciamo che potenzialmente potreste avere anche un blog WordPress con il widget sidebar e montarci dentro un'applicazione React, per capirci, no? Quindi alla fine stiamo montando qui dentro il componente. Ecco, l'unica cosa che faccio, poi ti lascio la palla, qui andiamo a importare quindi il nostro
Bootstrap, quindi andremo a importarlo banalmente così, Bootstrap, dist, qui non ho le cartelle node modules, quindi quando facciamo un npm install si crea una cartella di progetto con tutte le nostre librerie e andremo poi a avere anche Bootstrap che ci fornirà non solo i codici sorgenti, ma anche appunto già le versioni, per esempio, ottimizzate, come per esempio la versione, se ce la faccio scrivere, bootstrap.min.css, dovremmo averlo. Eccolo qua. Quindi, per fare una prova al volo, per vedere che non abbiamo sbagliato, e poi ti lascio davvero, proviamo qui, per esempio, a metterci un paio di classi di Bootstrap. Vediamo un po'. Perfetto, ma... vediamo questo bellissimo pulsante blu. Però ti rimetto... Stupendo. Ti rimetto di nuovo app così eventualmente di quello, era giusto per vedere se tutto andava bene. Bene, direi che a questo punto possiamo realizzare un piccolo template, no? E lascio a te la palla magari intanto. Sì, ma magari insieme alla palla mi mandi anche il link di condivisione. Mi sembra un ottimo, volevo vedere se eri attento. Okay. Non so perché, però immaginavo te ne accorgessi che l'ho dimenticato. Ok. Allora, non so dove vuoi condividermelo, dimmi tu. Ma guarda, è una bella domanda questa. In realtà potrei anche condividerlo a tutti in chat. Vediamo se esplode. Vediamo se esplode. Lo condivido a tutti. Tutti potrebbero seguire live la lezione, ma solo te ti abilito. Okay, non ho mai provato. Potrebbe andare, anche, potrebbe anche andare male questa cosa, però proviamoci. È carino. Guardate, ragazzi, forse c'è un problema perché vediamo del codice PHP di Alex. Vediamo del codice PHP. Scherzo. Scusa, ma infatti non... oh, meglio che Cobol. Comunque, non me l'aspettavo questa, Enzo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo anche la chat volendo qui, vabbè, non esageriamo, con tutti in una volta. Allora, il problema che sto cercando di risolvere da 5-6 minuti qua è dov'è la chat? Come te lo mando in chat? Se hai WhatsApp aperto te lo mando lì. Ma sì, dai, mandalo su WhatsApp. Cerca chat. Niente, mandiamo su WhatsApp. Va bene. Quindi sto dando un link per la condivisione che in realtà potete anche avere voi se ve lo copiate, questo link. E verrete messi tra i viewer, però siete solo dei, appunto, viewers. Invece a Edward adesso lo andremo ad abbinare, che sei tu, vero? Razxxd. Eh sì, purtroppo hanno preso il mio nome di GitHub. Non è proprio il massimo. Però... Il mio comunque lo pronunciamo Razixt, dai, facciamo bella impressione. Perfetto, ti chiamerò sempre Edward, sappilo. Okay. Allora, vediamo, io sono entrato e riuscite a vedere il mouse. Ok, sì, coprirò il live sharing perché non ho 10 schermi, quindi non sarò in grado di vedere. Intanto condivido io il desktop, non si vede cosa fai tu. Ok, perfetto. Allora, quello che andiamo a fare ora, visto che Fabio ci ha già creato l'ambiente, sarà più che altro il template statico e semplicissimo di React. Quindi andremo a creare le due text area e il bottoncino poi che farà le chiamate. Quindi intanto io inizio a fare, vediamo un po', quindi vado qua e andiamo a creare semplicemente il nostro div con la prima text area, ok? Dove... vabbè, ovviamente abbiamo impostato Bootstrap, abbiamo le classi, quindi form group, abbiamo dato tre righe, messo un semplicissimo placeholder, tutto va bene finora. Andiamo ad aggiungere anche un bottoncino poi, no? E come possiamo vedere scoppia tutto, perché ritorniamo alla cosa che avevamo detto prima, che nel return possiamo accettare solamente un tag HTML. Quindi abbiamo più possibilità o di wrappare tutto quanto noi in un unico div magari, oppure possiamo fare questo trick qui, che posso dire che sempre Fabio me l'ha fatto vedere, e wrappiamo tutto, wrappiamo tutto quanto dentro un tag vuoto, e in teoria funziona tutto. Vabbè, non è molto consigliato, cioè alla fine non cambia niente, e per la nostra demo quindi almeno io andrò a wrappare tutto quanto dentro una form, no? Quindi andiamo qua, form. E chiudiamo il nostro form. Vediamo se riesco anche a fare il format del documento. Ok. Alla fine... Io. Scusami, anzi, per confusione, vorrei chiudere il microfono, ma non so come. No, ok, perfetto. E, infine, aggiungiamo un'altra text area, no? Quindi vediamo di nuovo che scoppia tutto, per cui andremo un'altra volta qua sopra, creeremo un semplicissimo div, eccolo qua. Andiamo ad aggiungere pure una classe.
che è sempre, sempre, semplice, semplice, un container. E chiudiamolo sotto. Vediamo un po'. Sostanzialmente ogni componente deve, questo è un componente, questa funzione deve restituire sempre un unico nodo Unico, wrapper, non può avere esatto. due nodi in sibling, quindi fratelli, diciamo così. Quindi questo è quello che mi ha mostrato Edward in questo momento. Non potevamo avere forme latextarie, diciamo, adiacenti, ma ci voleva il wrapperino attorno. Allora, non so se tu vedi che è tutto formattato correttamente. Allora, Perfetto. ora in teoria abbiamo il nostro template semplice, pronto per poter ricevere dei valori, quindi sicuramente voi non lo vedete, ma io sto scrivendo nella prima textarea, quindi va tutto bene. Riusciamo a scrivere, riusciamo a premere il bottoncino. Ovviamente si rifrescia l'applicazione se premiamo Submit, no? Esatto, Quindi premi su questa Submit cosa qua poi la default. risolveremo. Vedremo anche Esatto. come. Intanto, ora possiamo vedere anche come gestire praticamente lo stato di questa forma, perché noi cosa è che vogliamo fare? Nel momento in cui scriviamo sulla prima textarea, vogliamo salvare il dato del testo per poterlo poi inviare ai nostri servizi cognitivi una volta premuto invia. Per fare questo utilizzeremo useState, no? Sì, ci sono diverse in realtà tecniche per farlo, no? Nel senso che React prevede più o meno due strategie, uno è i form cosiddetti uncontrolled e controlled, Esatto. no? Gli uncontrolled è un po' in realtà a volte comodo perché effettivamente ci permette di recuperare da un determinato campo di input un valore ed è un modo un po' in più alla vecchia maniera, un po' più imperativa. Devo assegnare una reference come fosse un ID, no? Del componente. E vado a prendere quel valore e lo utilizzo, no? Però obiettivamente non è un approccio di quelli più consigliati. Se ho tanti campi di input inizia a essere troppo scomodo andare a recuperare i valori da ogni campo di input, quindi c'è un modo, diciamo, un po' più idiomatico, che è un termine usato per dire un po' più in linea con le linee guida fornite dal contesto che stiamo usando, in questo caso React. Diciamo che i uncontrolled vanno ad agire direttamente sul DOM, giusto? E esatto, più o meno come avere una reference all'elemento e recuperando appunto il value dell'elemento e così via. Quindi in realtà è un po' più imperativa anche, no? Come approccio, no? Quindi in cui andiamo Esatto. proprio a creare, no? Una relazione diretta tra la mia sintassi e l'elemento del DOM da cui voglio, diciamo, acquisire le informazioni. Però usando un approccio un po' più, diciamo, vicino a quello consigliato comunque da React e anche quello un po' più smart nel momento in cui dobbiamo gestire form più complessi, andremo a fare una cosa che adesso andiamo a vedere con delle slide. Quindi prima di andare a vedere il codice, ripiazzo un attimo delle slide qui e Vediamo in un po'. realtà prima di parlare dei form andiamo a vedere un pochino cos'è questo useState di cui parlava Edward, no? Quindi andremo a Esatto. usare questo, no? useState per gestire i form. Per gestire lo stato più che altro del nostro componente, no? Esatto, quindi il succo è adesso, anzi, prima di diciamo, vediamo adesso uno snippet di codice, vediamo un attimino che cos'è questo useState, no? Ah, ok, vado io o vai tu, Fabio? Ah, guarda, Capisco intanto bene. questa te la rubo io. Intanto richiede Vai, vai React tu. 16.8 che ha introdotto il concetto di hook, no? Ed è successo questo verso agosto-settembre dell'anno scorso, quando React ha cambiato fisionomia, dico solo questi, poi ti lascio a te se vuoi la parola. Ha cambiato fisionomia e sostanzialmente, qui la dico e probabilmente scatenerà alcune domande, si sta, secondo me, ma anche secondo me, abbandonando totalmente l'utilizzo delle classi in React. Chi ha usato già React avrà probabilmente visto già componenti scritti con class e che hanno render function, metodi del ciclo di vita e così via. Praticamente, personalmente, da quando sono usciti gli hook, ormai ho abbandonato totalmente l'utilizzo delle classi. Totalmente approccio funzionale per quanto riguarda i componenti e quindi questo useState e vedremo anche poi useEffect sono parte fondamentale di questo cambio, no? Radicale in React. Io li sto utilizzando praticamente ogni giorno, ovviamente insieme a TypeScript, quindi mi trovo veramente bene. Poi Sì. sì, andremo ad utilizzarli come nel terzo punto, più che altro per gestire lo stato locale del nostro componente, no? Quindi tutti quei valori che vogliamo mantenerli durante la sessione del nostro componente verranno memorizzati dentro a questo stato qui. Il useState accetta due parametri. Il primo è lo stato e il secondo è una funzione che in questo caso noi chiameremo setState, però può essere anche, cioè è meglio utilizzare quel set davanti,
Però possiamo mettere set form, set pippo, comunque qualsiasi altra variabile. Il nome è assolutamente custom. Infatti, ho usato set stay Esatto. nella slide per ricordare il vecchio set stay della classe e fare, che si chiama in realtà per forza set state, ma in realtà no, quello che In, intendevo è sì, semplicemente in, ra- in appunto. realtà sta comunque è una semplice funzione in grado di ricevere il nuovo stato per poter aggiornare quello vecchio. Esatto. Quindi poi vedremo adesso nella pratica come funziona. E poi non dobbiamo dimenticarci che ogni volta che lo stato viene aggiornato, il nostro componente viene rirenderizzato. Quindi Che questa è una poi, cosa questo abbastanza è importante. il vero valore di useState, perché il problema è proprio questo, che se non avessimo una gestione dello stato in questo modo, nel momento in cui, per esempio, clicchiamo su un pulsante e vogliamo aggiornare il valore di una variabile, aggiorneremo sì il valore di quella variabile, no, nella nostra funzione, nel nostro componente, ma non si Esatto. renderizzerebbe il template. Usando le funzioni di Esatto. setState, che si chiamerà setPip o setPlut, indifferente, però diciamo quella che aggiorna setState, si forza al rendering. Questa è un po' una grossa differenza rispetto ad Angular, no? Questo aggiungo io una nota, perché in Angular non abbiamo quasi, non abbiamo controllo per quanto riguarda la parte di detect di cambiamenti e quindi il rendering, diciamo, dei nostri components. In React invece abbiamo un controllo maggiore perché i componenti vedrete che si aggiornano o quando scambia lo stato o poi, in realtà, vedremo marginalmente quando arrivano delle nuove proprietà a un componente. Però abbiamo totale controllo della situazione, no? E possiamo quindi Assolutamente. lavorare di fino su questo aspetto qua, no? Per migliorare anche le performance e così via. Sì, poi lo stato praticamente si dichiara in questo modo qui. Abbiamo la funzioncina useState che verrà poi importata da React. Non c'è, Possiamo non l'ho definire. messo, non ho messo l'import, ma No, non fa veramente. niente, poi lo facciamo vedere direttamente Sì. nel live coding. E possiamo definire il type, no, del nostro stato e anche un initial value. Ovviamente verrà dichiarato come, in questo caso, come una costante che riceverà il value, che di solito possiamo comunque cambiargli il nome, come abbiamo detto prima, e per una name convention si utilizza di solito set e il nome dello state, no? Quindi in questo caso set value. Facciamolo Per in curiosità, questo modo. questa sintassi con le parentesi quadre sostanzialmente sta destrutturando dal useState tramite appunto l'array destructuring due valori, appunto, che sono value set value. Se non sapete cos'è il destructuring, andate a vedervi o dei video che ho sul canale YouTube, pubblicità, o qualche tutorial decente su cosa significa appunto destrutturare una proprietà. Tra parentesi, era una cosa che volevo aggiungere alla fine. Ecco uno dei motivi per cui è importantissimo studiare S6, JavaScript, le ultime release, 7, 6, 7, 8, ma principalmente S6, e anche TypeScript, perché ci sono delle sintassi che magari potete arrivarci da soli cosa fanno, però sono comunque sia difficili da comprendere, no? Qualora non abbiate Che se non sbaglio, queste. hai fatto anche una serie di 6 ore di video sulla spiegazione di tutte queste Esatto, un po' funzionalità. veloci, però comunque è quasi come una giornata di corso, no? Su S6 e. Sì, 6 ore di video divise in 2 ore ciascuna, non prendete paura. Sono tre live. E quindi no, quindi come hai spiegato tu, questo definisce lo stato, uno stato locale che si chiama value, che possiamo aggiornare appunto con. Esatto, tramite il nostro JSX, come abbiamo detto prima. E scusa, ho visto ora. Sì, praticamente possiamo aggiungere sia un handler, no? Quindi in questo caso, visto che hai fatto update, quindi si aggiorna tramite il set value, rirenderizzando il nostro componente, e in questo modo poi andremo a stampare, se prima stampavamo value, quindi 0, perché era l'initial value, nel momento in cui andremo a cliccare su random, ci verrà rirenderizzata l'applicazione e vedremo un numero randomico. Esatto. Una piccola nota per i più magari già preparati riguardo, questo componente viene renderizzato completamente, no? La funzione. E in realtà vuol dire che anche la nostra prima riga col const value e set value e più la nostra funzione sotto viene di nuovo processata. Sappiate che gli hook vengono praticamente sempre memoizzati, è un termine tecnico per dire messi in cache, quindi sostanzialmente non viene ogni volta reinizializzato a zero, altrimenti ad ogni render di questa funzione avremmo di nuovo questo valore che viene ogni volta messo a zero pur aggiornandolo. E invece qua per quanto riguarda le funzioni vengono assolutamente di nuovo rimesse in memoria, riallocate. Questo per qualcuno è una parte negativa che riguarda la perdita di performance o la possibilità di avere memory leak, quindi perché ogni volta che viene renderizzato il componente questa funzione viene di nuovo appunto riallocata, no? Come memoria. Esistono dei trick
che stranamente trovate nel mio canale YouTube su una piccola serie React Performance, però no, vabbè, sono gratis, non chiedo soldi, quindi alla fine dove parliamo proprio, ci sono degli hook specifici come, e delle funzionalità come React Memo, che sta per memoization, use callback e così via, per andare a migliorare le performance, a migliorare la quantità di render, quindi minimizzare la quantità di rendering in React e così via. Quindi sappiate che appunto si può scrivere un codice più performante rispetto a quello che vedete in questa schermata, però questo è già sufficiente per farvi capire che un value viene sostanzialmente riaggiornato con set value e poi rirenderizzato, no? Semplicemente come diceva Edward. Esatto, esatto. Ci tenevo perché poi qualcuno già in una live fa, ma qui ci vorrebbe lo use callback, no? Fa, sì, però mi sembra un po' prematuro parlarne, no? In queste live qua, però insomma era per dire che si può andare un pochino più dentro, no? Sennò poi la riceviamo questo commento. E niente, questo è quello in realtà dove vogliamo arrivare, perché abbiamo parlato di use state, no? Sì, per poter poi utilizzare i nostri controlled forms, che abbiamo detto che sono quelli che si basano più che altro sullo stato interno di React, quindi non sulla gestione del DOM direttamente, no? Quindi andremo banalmente ad assegnare il nostro stato, che in questo caso sarà il testo che andremo ad inserire, alla text area, che in questo caso ho utilizzato un input. Sì, infatti meglio, no? Così facciamo anche un po' di cambi. E vedremo poi che ogni volta che andremo a cambiare, no? A inserire una nuova lettera dentro al campo di input, con la funzione onChangeHandler riceveremo un evento che in questo momento è tipizzato come un change event di tipo HTML input element. Noi avremo un React change event HTML text area element, in cui ci prendiamo semplicemente il current value e andremo a settare il nuovo stato. E in questo modo qui il nostro campo di input verrà aggiornato in modo costante, no? Nello stesso momento della renderizzazione della nostra applicazione. Ero indietro di un paio di tooltip, no? Con set value renderizziamo come abbiamo visto il componente e come hai detto tu adesso, no? Il valore è sempre in sync, quindi è come avere quasi un binding bidirezionale, esatto. Brutta parola, però per dire che quando scriviamo qualcosa al campo di input, value è sempre in sync, no? Esatto. Tutto qua. Anzi, lascio a te la prossima slide sempre, guarda, te la giro. Ok, vediamo un po'. In questa slide qui invece facciamo proprio la cosa di cui avevamo notato prima, no? Al momento in cui facevamo submit abbiamo visto, non so se Fabio l'ha presentato, sì, poi, che si riaggiornava la pagina, giusto? Esatto. Accedendo all'evento che noi riceviamo sul submit della nostra form, possiamo accedere a prevent default, che praticamente riesce ad interrompere tutte le azioni di default dell'HTML. Sì, il comportamento di default del form, che sarebbe refresh della pagina con i parametri in query string, no? Esatto. Name, parametro, che però in una single page application non va bene, no? Perché abbiamo un refresh della pagina, quindi perdiamo lo stato. Perché no? Comunque React gestisce tutto quanto, quindi ci va a renderizzare sotto, dietro alle quinte la nostra applicazione, anche senza refreshare di nuovo la pagina. Eh sì, comunque c'è, alla fine, come jQuery c'è Ajax, cioè come jQuery è brutto, però c'è comunque sia procedure Ajax che ci permettono di aggiornare il DOM senza necessità di refresh, no? Infatti qui adesso, a quel punto, una volta fatto il submit, quella è la parte interessante secondo me, no? Avendo sempre i controlled form, avendo sempre in sync il campo di input, no? Value con lo stato, alla fin fine quando ci serve il valore facciamo submit e lo recuperiamo direttamente con value, senza fare riferimenti, no? All'input... Esatto. Avremo tutto inserito dentro lo stato, sempre aggiornato ovviamente. Esatto, ovvio che se avessimo più campi di input, anticipando una domanda, non andrei a creare probabilmente, no, set value, set name, set username, set quello, set quell'altro. Utilizzerei uno solo per la gestione di tutti i campi. No, quindi con un oggetto, no? Alla fine un oggetto che contiene le chiavi e andremo qui a mettere in sincronia value con, per esempio, questo oggetto, punto name, punto email, punto quello, e questa è la parte comoda, quindi nel submit avremo qui direttamente l'oggetto popolato sempre con i dati aggiornati del form, no? Quindi questo è un approccio un po' diverso dal solito, non meno convenzionale, però funziona. Però è facilissimo da implementare e proprio ora mi sa che lo vediamo. Esatto, perché poi le slide dopo sono sui componenti che vediamo alla fine. Lo vuoi implementare tu? Come vuoi, guarda, tanto magari lo scrivo e lo commentiamo insieme, se vuoi, tanto adesso sì, sì. Io direi che
possiamo tranquillamente prendere anche parti di codice, visto che l'abbiamo già spiegato, e evitare di scriverlo manualmente tutto, no? Alla fin fine. Quindi a questo punto scriviamo le parti essenziali. Scopro adesso la barra di zoom qui nell'altro monitor, dove ci sono tutti i controlli che cercavo prima, l'ho scoperto adesso, non so se la vedete, però c'è questa barra qui che adesso mi rompeva le scatole negli appunti. Dimmi pure se vuoi, se stavi aggiungendo qualcosa. No, no, dicevo, sarebbe l'ora di creare lo stato della nostra form, che poi andrà ad aggiornare il nostro text area. Fallo tu quello, così intanto facciamo vedere anche il tool come funziona. Metti tu lo stato, allora, così poi lo uso. Qua sono sulla riga, mi trovo sulla riga 6. Vado semplicemente ad aggiungere il nostro stato, che in questo momento io l'ho chiamato form state, no? Per variare un attimo, giusto per far capire che non dipendiamo dai nomi. Poi con la funzione set form state andremo poi ad aggiornare il nostro stato. E, ovviamente per non importare use state da React, possiamo anche accedere direttamente a react.useState, che è un'altra cosa che si può fare. La definiremo come stringa. E poi il value andremo ad aggiungerlo, lo aggiungerà direttamente Fabio dentro al value. Esatto, possiamo per fare il value, mettere il value della text area in binding con form state. Magari fai anche vedere che scrivendo in questo momento il nostro stato non si aggiornerà, faccio e nemmeno la text area. Esatto, faccio però vedere che intanto è inizializzata da ciao mondo, no? Che è il valore che abbiamo in form state, e quindi viene già visualizzato. Però, appunto, giustamente, come dici, se io scrivo, sentite, le mani leggere, se scrivo questo campo di input non succede nulla, no? Perché value è ciao mondo, quindi qua pur scrivendoci certo qualcosa all'interno, questo è il valore, non cambia mai, non si aggiornerà mai, infatti quindi andremo ad aggiungere l'onChange. Infatti, esatto, non so se ho perso un pezzo per strada qui, però non lo trovo già più, c'era un errore, infatti non so come lo faccio a far comparire di nuovo, vabbè, fa niente, però infatti, ma volevo vedere un errore, ma infatti verrebbe fuori un errore a runtime di React, un warning più che altro, che ci avviserebbe in questo caso. Occhio che hai creato un campo di input praticamente read-only, perché solo a lettura, perché alla fine non potresti mai aggiornarlo. O usi il default value, che è un'altra tecnica che onestamente può essere comoda per alcune cose, ma preferisco non usarla, oppure devi usare l'onChange event. Quindi devi andare a applicare un listener on change per fare in modo che appunto questo stato che hai abbinato al value poi si aggiorni. Esatto. E andremo a chiamare una funzione che io ora andrò a creare mentre Fabio la inserisce dentro on change. Io la chiamo change handler. E io la vado a creare. Ovviamente poi un'altra cosa da notare è che noi non abbiamo passato nessun parametro on change handler, no? Nel momento sulla funzione on change. Questo esatto. Per quale motivo? Perché riceviamo semplicemente solamente event come parametro dall'onChange, quindi sì. Se passiamo un unico parametro non c'è bisogno poi di fare la solita cosa di inserire qui ad esempio event. Sì, alla fine è un po' come quando usate un getElementById su un button, scrivete add event listener, click e chiamate la funzione main, la funzione fai qualcosa. Quella funzione riceve già il mouse event come parametro, non serve che lo specificate voi. Alla fine è la stessa cosa. Vediamo il type anche HTML text area, no? Come avevo detto prima, non è più input. E in questo modo riusciamo a tipizzare, quindi ad estrapolare le informazioni da event.target.value. E settiamo il nostro stato. Ora Fabio scrivi. Già fatto. Ah, ok, adesso stai già avanti, infatti. Esatto, sì. E in più faccio un'altra cosa. Lo mostro anche qui a questo punto per far vedere come in sync sempre. Quindi quando scrivo man mano, io avrò sempre aggiornato form state. Esatto. In tempo reale. Non lo vedi, ma sto scrivendo dentro. Ciao a mondo. Vabbè, comunque, togliamo questo. Io farei, anche se l'abbiamo previsto per dopo, farei subito il submit, così ce lo togliamo dalle scatole, no? Che ne dici? Ma sì, facciamo subito il submit, che per ora non chiamerà niente, perché poi andremo a fare la funzioncina, no? Che andrà esatto a chiamare i servizi cognitivi. Guarda, io se vuoi scrivi pure tu sempre la funzione, io quello che faccio è aggiungere al form a riga 15 un on submit, quindi è come avere un add event listener all'evento submit, e andremo a invocare la funzione on submit, come l'hai chiamato, on submit, basta. Questo on submit, vediamo perché mi dà errore. No, a posto. Semplicemente, eccolo qua, va a chiamare la funzione che ha appena chiamato Edward a riga 11, che ti ho evidenziato. Infatti, quindi
Faccio un'altra cosa, guarda, vai pure, parla pure, ci aggiungo un console log io. Sì, no, che poi dico faremo quello prevent default, quindi ora se poi andrei a premere su Translate vedremo che la nostra applicazione non si aggiorna più, no? Esatto. Cioè non fare più refresh, ecco. E in più ho fatto vedere adesso col console log che quando clicco su Translate ho scritto ciao mondo, ciao a tutti, quindi cambiandolo, qui al non stabile possiamo fare affidamento allo stato che rimarrà sempre in sync con il form. Quindi abbiamo sempre i valori, diciamo, del nostro form, in questo caso una stringa, ma come abbiamo detto prima, fosse un oggetto di chiavi valore, potrebbe avere tutto il nostro form con tutti i campi di input, i valori di tutti i campi di input, select, checkbox e così via. Quindi è un approccio molto, molto comodo. Piccola parentesi, scusami Edward, ovviamente esistono delle librerie per gestire questi form in maniera ancora più efficiente e comoda, anche perché poi se dovessimo validare questi dati, vedere se è una min length, se supporta una regular expression, se è il campo appunto un'email, un IP address, eccetera, ovviamente qua bisogna fare tutto a mano, dalla prima all'ultima cosa. Ci sono delle librerie che sono veramente interessanti, che vi agevolano non molto nella creazione di form, ecco. Quindi perché è bello, comodo e tutto, però fare tutta a manina è un po' un altro di scatole, obiettivamente. Però, ok, chiusa parentesi, e io direi a questo punto... Sì, allora direi che possiamo andare a creare il nostro servizio cognitivo, finalmente. Ti lascerò lo schermo, però, a questo punto qua. Sì, quindi abbiamo comunque fatto una brevissima introduzione, abbiamo detto che sono delle API o dei SDK anche, no? Che ci permettono di fare poi le chiamate a dei engine già pronti, in grado di analizzare i nostri dati. In base al servizio che noi scegliamo, loro ci ritorneranno la risposta adatta. Ad esempio, in questo talk andremo ad utilizzare Translator e Text Analytics. Ora, ti do lo schermo intanto, Sì, ora appena tu lo lasci, io faccio share screen. Aspetta, io intanto dico una cosa, libreria di validazione è molto comoda, ultimamente la sto provando un pochino, devo dire non l'ho mai usata realmente, però ho parlato con dei colleghi che la usano in produzione e sono felicissimi, React Hook, Form Hook, aspetta che te lo dico esattamente, te lo scrivo in chat, React Form Hook, visto così ho risposto già una domanda. E ovviamente la maggior parte delle librerie, tra l'altro, sta andando ormai sugli hook, anche React Router, utilizza gli hook, queste librerie usano gli hook, quindi obiettivamente iniziate, se usate ancora le classi, iniziate a pensare appunto all'approccio funzionale e all'utilizzo di hook, perché ormai il mondo sta andando in quella direzione. Vi copio intanto il link in chat, scusami Edward, ma almeno così esistono form reattivi? Beh, ne parliamo dopo, insomma. Ho visto varie domande, se no non finiamo. Allora, intanto dammi tu la conferma che si vede tutto. Vedo metà schermo Google, metà dei fiorellini sotto. Vabbè, sono molto carini. Ok, esatto, ecco qua. Erano fiorellini. Allora, intanto per chi non lo sapesse, per poterli provare anche subito, ci stanno due tipi di sottoscrizioni. O ci sta quella a 7 giorni gratuiti, in cui possiamo accedere con il nostro account GitHub o comunque Facebook, oppure l'account Azure vero e proprio, quindi con l'account Microsoft, oppure quello Gmail, ma sempre dedicato a Microsoft. Allora, intanto non so se posso... nascondere le faccine, un po' disteso che lascio te la parola, sai. Voglio nascondere le faccine perché mi danno fastidio. Ok, andiamo praticamente sul nostro portale, che ora io ho già fatto il login comunque, e tramite la mia sottoscrizione e tramite il mio account Azure andrò a creare i Cognity Services. Se non si dispone di un account Azure, possiamo comunque provare questi servizi qui, come ho detto, con la trial, basta cercare, se no poi condivido io il link, e si accede semplicemente, come ho detto, con l'account GitHub e si prova, ci si dà una secret key che poi verrà utilizzata nelle chiamate da provare a gratis. Allora, per iniziare, quindi, io vado semplicemente su Cognitive Services, molto intuitivo, sul bottoncino Add e andremo a creare un servizio chiamato Translator, che ovviamente ora con la lentezza del mio computer... Ok, Translator... Questo qui sarà in grado di ricevere quindi del testo in input e tradurlo praticamente in più di 60 lingue. Quindi è questo anche uno dei vantaggi dei servizi cognitivi, no? Il fatto di avere un sacco di servizi già pronti senza la minima gestione e conoscenza di quello che può essere dietro il machine learning, no? E andremo a scegliere una sottoscrizione che praticamente è quel...
è la nostra subscription, è quello che noi dobbiamo pagare, è praticamente quello che andremo a pagare per poter utilizzare questi servizi, che comunque se si vuole fare solamente una prova con l'account Microsoft, si può fare per tipo 12 mesi. Quindi basta farsi l'account, si fa una sottoscrizione di 12 mesi gratis e si può accedere a tutto quanto, ricevendo anche un credito di 170 euro di spesa. Andiamo a scegliere una resource group, che sarà praticamente un contenitore per tutte le nostre risorse e servizi che andremo a creare poi, la regione in cui verranno creati, verranno analizzati i dati. Per esempio, se io voglio analizzare i miei dati in US Europe, io mi basterà praticamente fare questa chiamata e tutti i miei dati verranno analizzati in quella regione là. Quindi andremo a vedere, a mettere il nome Night Dev Talk Translator. Il pricing tier, ok, il pricing tier, visto che io ho già utilizzato tutti i miei pricing tier gratis, andrò ad utilizzare quello standard che è pay as you go, quindi più chiamate facciamo, più paghiamo, quindi attento Fabio, perché poi tutto quanto viene pagato, sì. E andremo a crearlo velocemente. Ci metterà veramente poco. Ecco, validation passed, quindi tutto quanto è andato a buon fine, e il deploy ovviamente avviene in cloud, quindi il tempo 10 secondi e dovrebbe essere tutto pronto. Go to resource group. Nel caso in cui si vuole accedere anche da fuori, no? Possiamo andare direttamente sulla schermata di home, sempre nei nostri community services. Io vedrò qui quello appena creato che è... Niente, ancora non lo vedo. Quindi facciamo refresh. Eccolo. Night Dev Talk Translator. Praticamente quello di cui avremo bisogno saranno le nostre key e i nostri endpoint. Io utilizzerò Postman per provare le chiamate, no? Che è un tool che poi ci permette di fare delle semplici chiamate REST, e post, get e tutto quanto, per vedere il body passando tutti i vari parametri possibili e inimmaginabili. E, ho preparato già un sample per quello che riguarda translation, così non ci metto una vita a crearlo. E semplicemente ho fatto, se io vado qui, no? o una new collection oppure una nuova request. Nel body ho inserito, visto che il translator accetta purtroppo, un array di oggetti. E in questi oggetti qui avremo sempre il parametro text, quindi il testo da tradurre poi. Avremo anche dei query params, che in questo caso sono la versione che vogliamo utilizzare dell'API, no? Perché Microsoft sta comunque lavorando su questi community services, ci stanno un sacco di servizi cognitivi in beta, e ci stanno anche altri a cui stanno lavorando praticamente anche ora, quindi stanno rilasciando veramente tantissime versioni. E poi possiamo scegliere, se sappiamo la lingua da cui la vogliamo tradurre, la possiamo inserire dentro a form, e anche la lingua in cui vogliamo poi tradurla, no? Se invece non si conosce la lingua da cui si vuole tradurre, si può anche lanciare senza il parametro from. E poi lui ci penserà a fare un'analisi in più per capire di che lingua si tratta. Nei header dobbiamo inserire due parametri obbligatori e uno è opzionale. Il primo è la subscription key, quindi è quello che io vado a prendermi da qui, che poi è pure nascosto, no? Quindi vado a fare copy, lo prendo e me lo metto qui. Ok. Nascondilo, se non fanno analisi con i nostri soldi. infatti, quindi dobbiamo stare attenti, lo nascondo subito. E una volta screenshottato, ormai faranno un sacco di chiamate, tutte a gratis, no? Tanto... Ok, vediamo se facendo send ora saremo in grado di tradurre questo semplicissimo testo. Se prima c'era un errore, infatti mi sono dimenticato di farlo vedere perché non avevamo inserito la subscription key. C'era, invece... c'era l'errore, sì, effettivamente, visto anch'io. Sì, infatti ora vedremo la response. La nostra response in questo caso sarà un array sempre di oggetti. Questi oggetti qua conterranno delle translation, che saranno un altro array di oggetti, contenente il testo e anche la lingua in cui è stato tradotto. Possiamo anche fare una prova in live di togliere questo from e vedere se lui riesce comunque ad individuare la lingua. Vediamo un po'. Infatti, l'unica cosa che è cambiata è che ora ci dice, ok, tu non mi hai dato nessuna lingua, però io sono stato in grado di
di trovare e di capire che tu stavi parlando in inglese con uno score da 0 a 1, quindi lui è confidente al massimo del fatto che noi abbiamo scritto in inglese. No? Quindi direi che è molto, molto utile anche nel caso in cui vogliamo fare un piccolo translate e non sappiamo nemmeno la lingua in cui ci viene arrivato il testo, in cui ci arriva il testo. Ora, come prossimo step, visto che abbiamo già la chiamata, io implementerei delle interfacce nel nostro code sandbox. Ci hanno screenshot, mi hanno mandato su WhatsApp gli screenshot della mia APK. Ah sì, di già, ok, niente, allora siamo... No, Giorgio, già... Giorgio Boa. Siamo già one-shottati, ok. Visto che alcune volte possiamo avere delle chiamate API con dei body abbastanza lunghi, no? Quindi magari non vogliamo creare delle interfacce a mano per delle response di oltre 1000 righe, ci stanno dei tool come ad esempio JSON2TS, in grado poi di ricevere una response, quindi io vado a fare proprio copia e incolla della response appena ricevuta, la incollo qui, e lui mi genererà praticamente delle interfacce, no? Già pronte per la nostra applicazione. Però sì. Andremo... Diciamo che per fare una roba così piccola non sarebbe stato necessario, però quando avete, no, tanti nodi con sottonodi, una manna dal cielo, no? Una cosa del genere. Esatto, esatto. Quindi possiamo anche partire direttamente da questo, ad esempio. Vado qui e mi sposto in Vuoi che condivido io il desktop? Ti fa più comodo, Edoardo? O vuoi andare avanti così? Ma guarda, creo le interfacce e poi switchiamo. Ok. Non so, magari da me non si vede molto bene, no? Perché sto dividendo tutto quanto Sì, in per due. quello, no? Infatti, però poi quando fai tu il codice ti apro io la pagina, se Ok, vuoi. dai, allora faccio così, faccio stop sharing. Vabbè, Intanto tanto se vuoi ormai finisci questa interfaccia, però poi magari se vuoi ti Ah passavo sì, il mio se non schermo. crea confusione agli altri la tengo per un altro po', così Sì, creiamo vabbè. intanto una cartella che io andrò a chiamare model, scusate, in cui andrò a creare un file chiamato index e qui andrò a creare tutte le mie interfacce, no? Non so se tu ora lo vedi, Fabio, sono Sì. entrato dentro index, faccio semplicemente copia e incolla di quello che mi ha dato JSON2TS, non mi piace molto il fatto che lui mi ha chiamato root object questa cosa qui, quindi io andrò a chiamarlo translation data. Ma del resto è difficile che sappia di che oggetti stiamo parlando, no? Ma sì, infatti Obiettivamente. lui non Ah, può povero saperlo. Cristo. Quindi Magari. noi riceveremo dei data dal nostro translator contenente un oggetto di translations. Queste translations saranno solamente un array, no? Poi di translation che conterranno un oggetto di tipo text e tu. Corretto? Ho sbagliato qualcosa? No. No, no, direi che ci siamo. Comunque sì, purtroppo non abbiamo fatto noi questa interfaccia, quindi Ma come sì, vediamo della response di posta c'è l'array che dentro contiene un oggetto con la chiave translation che dentro contiene un array con un altro oggetto, no? Quindi effettivamente è così che dobbiamo farci, anzi. esatto. Che poi noi andremo ad implementare questa interfaccia qua, no? Anche nelle chiamate. Però visto che andremo comunque a fare anche la chiamata ad un altro servizio cognitivo, già che ci sto, ve Sì, lo spiego proprio al volissimo, così poi non cambiamo condivisione dello schermo. anziché se no Allora, rimaniamo lunghi, se no. per il prossimo servizio andremo ad utilizzare Text Analytics, non lo ricreo su Azure, però cioè, dovete sapere che comunque è facilissimo, basta andare sempre su Cognitive Services, Add e Text Analytics questa volta, quindi non cambia assolutamente niente. Nel header sempre la stessa subscription key, l'unica cosa che cambia è il body, quindi accetterà un oggetto con dei documents che poi conterrà un array di language con ID, con il testo e tutto quanto, e nel momento in cui noi facciamo una semplice post, riceveremo poi lo score, sempre da 0 a 1, in cui ci dirà, ok, la prima frase l'utente è stato contento, nella seconda pure con una confidenza del 0,4, nell'ultima, ora Fabio, io non so cosa ci sta scritto qui, onestamente, però andiamo sulla fiducia e speriamo che sia un qualcosa di brutto. Perché lui ci ha dato una confidenza. La carrettera est vada attaccata. Eh sì. Abbiamo mucho traffico. Spero che non sia traffico di robe strane, però. Comunque, sì. Ok. Perché lui ci dà una confidenza comunque di un 0,3, no? Quindi ha capito che non è una cosa molto, molto carina.
Sì, e poi perché... possiamo fare la stessa identica cosa, no? Sempre su JSON TS, JSON tuts, per creare anche l'interfaccia al volo magari del sentiment. Quindi io prendo sempre la response, vado qui e mi creo tutto quanto e faccio semplicemente copia e incolla qui. E avremo di nuovo questo root object che io stavolta lo chiamerò sentiment data, no? Con un oggetto di tipo documents, aspettate che lo metto, se ce la faccio, non ce la faccio, ok, ce l'ho fatta, con un oggetto di tipo documents che riceverà un array di documents, ovviamente anche un array di errori, e documents conterrà poi di score. A questo punto direi che ti passo lo screen sharing a te, perché se no mi odiano Ciao. tutti per questa cosa che sto facendo, scusate No, no, per figurati. l'unico schermo. Intanto voglio rispondere un po' di domande, ma solo dicendo che risponderemo dopo con calma. Comunque qualcuno che chiedeva domande su paragoni con Angular, ReactiveForm, differenze tra funzionali classici, eccetera, possiamo parlarne alla fine della sessione. Quindi se ti va anche, Edward, farei un po' di copia e incolla, spieghiamo le funzioni, che tanto sono cose Sì, andiamo abbastanza... veloci anche perché ormai sono le 10:20, No, comunque non infatti non vorrei abbiamo farli altro. perdere tantissimo tempo. Io oggi non sono informissima, io quindi muoio più che altro. E poi soprattutto nelle domande e risposte di solito vengono, sono quelle dove ci sono più curiosità, no? Magari, no? Anche più voglia di confrontarci. E poi c'era questa, qualcuno diceva se la diretta viene registrata, dove trovo React Change, dove trovo queste cose. Vi consiglierò alla fine una risorsa, una guida sulla tipizzazione in TypeScript React, molto comoda, da qui prendere spunto anch'io. Ho iniziato da lì, poi purtroppo le prime volte c'è da sbatterci un po' la testa e da diventare matti. E sì, nella chat question and answer, infatti già ho ricevuto delle domande, quelle appunto risponderemo dopo. Quindi sì, non so se l'hai visto, Edo, abbiamo un Q&A, non D&R, Allora, onestamente, c'è un io questione non so come si domande vedo, non so come fare a vedere le domande e e risposte. Oh, risposte, cioè più che altro le non è un domande. problema. Non è un problema, adesso lo vediamo dopo vediamo tutto. Allora, sto condividendo il desktop. Allora, per passare velocemente, no? Andiamo Sì, proprio veloci, tanto veloci. concludiamo, insomma. Quindi direi mi sposto dentro app e Aspetta. direi che ora di creare la nostra funzione in grado poi di chiamare questi servizi cognitivi che abbiamo Esatto. appena creato, no? Tanto, Quindi intanto se vuoi creare i file, sì, se così. andrò a creare una directory, magari chiamata utils, in cui andrò a fare poi queste chiamate qui. Un Guarda, file. se vuoi tu falle così intanto che fai, dico due cose al volo e poi le descrivi tu così intanto tu lo Ma scrivi sì, con vai, vai, calma. puoi andare, io intanto mi Eccolo qua, sposto vedo già dentro il che è file. scritto il file. Praticamente l'unica cosa che voglio dire è che potevamo fare le chiamate direttamente in questo file ovviamente, no? In questo componente, però abbiamo creato semplicemente un servizio di utility, punto service viene un po' dalla mia deformazione Angular, in realtà comunque sia un utility dove creeremo le funzionalità per comunicare con il server passando gli header corretti che servono a Microsoft e così via, no? Giusto per evitare di riempire questo componente. E un'altra cosa a cui ci tengo è che ovviamente questo componente qua potrebbe essere organizzato in sottocomponenti, custom hook e via dicendo. Appunto, come dicevo Enzo, ho registrato una live in cui ho fatto sempre un'introduzione su React, ma dove mi sono spinto un po' di più con componenti e approccio component base, creazione di custom hook per gestire la logica. Se volete andate a vederla nel canale YouTube. Quindi è ovvio che si può tranquillamente ottimizzare non poco questa semplice applicazione. Però adesso quello che sta facendo Edward, e infatti adesso sono sul file Cognitive Service, ti rilascio la parola, è quello di aver creato due metodi, doTranslate, che adesso ti faccio commentare, e doSentiment. Però lascio a te la Grazie. parola. Adesso dimmi tu dove vuoi che ti posiziono perché lo scroll chiaramente non vedo. Cioè vedo dove sei, ma non so se vuoi parlare prima di uno o dell'altro. Allora, intanto parliamo del primo. Ora mi sposto sopra Sì, ci anch'io. sono, Un vedo secondo. doTranslate. Ok, allora praticamente questa funzione riceverà in input il testo da tradurre, no? E restituirà una promise che poi ci darà una stringa che sarebbe il nostro risultato già tradotto. Però andremo, per fare le chiamate, andremo ad utilizzare Axios. Non è altro che una libreria in grado di lanciare delle semplici chiamate REST. Quindi andremo a fare una POST con il primo parametro che sarebbe la nostra URL, no, da chiamare. Il secondo, poi, come abbiamo visto anche su Postman,
e la chiamata riceveva un array poi con un oggetto di, in cui riceveva il, dentro al, alla keyword text il nostro testo. E poi Axios riceve come il terzo parametro delle config, delle così chiamate config, in cui possiamo mettere nei params, le nostre query params, che in questo caso sono from it, quindi sappiamo che la lingua arriverà dall'italiano e verso l'inglese, la API version che era la 3.0 e header della nostra, ovviamente ora si vede di nuovo la, la key, e header del nostro servizio, no? Tanto dopo la vediamo, cancelliamo, sappiate. Ma sì, eccola, eccola, l'ho nascosta, non la si vede più. Come non la si vede più? Non so se tu la vedi, ok, ho, ah, no, so, ho diminuito un po' le righe, niente. No, le vedo uguali io, quindi... No. A posto, a posto. Una, poi, piccola, nel... una piccola nota, Edward, visto che ci sono qua questo text, alla fine usando la sintassi concisa, l'object concise syntax di SSI, avendolo chiamato text, no? Che ne dici? Lo facciamo diventare esatto, direttamente solo questo. Possiamo anche scriverlo direttamente test. Ok, tanto se la chiave è uguale al valore possiamo ridurla. Assolutamente. No, ha solo la chiave. Boh, in sostanza, poi sì, se vuoi anche prendere... continuare a sto punto... Esatto. No, no, ti stavo dicendo... A dire il then e il catch, no? Esatto, vai pure, vai pure. Sì, visto che comunque Axios ci ritorna anche una promise, ma Axios ci dà in realtà la risposta vera e propria del nostro servizio, comunque il servizio... di delle connective service ci ritorna un array di data, noi andremo puntuali ad accedere a rest di data di 0.translation.text. Poi non so se sulla riga 5 voi già vedete, ma è stata inserita anche l'interfaccia appena creata, no? Quindi translation data. Non so se mi sentite? Sì? Sì, sì. Ok. Abbiamo inserito l'interfaccia translation data, quindi se io ora vado e cancello sulla riga 18 ad esempio fino a data di 0, l'intelligence, cioè in realtà questo mi sa che lo dovrebbe fare Fabio perché non si vede. Vi faccio vedere io infatti, perché io non condivido. Ok, quindi abbiamo res.res. Intanto Axios restituisce una proprietà data con la Axios response, quei generics. Qui stiamo semplicemente andando a tipizzare la response, che è appunto data. Quindi qui abbiamo come era Axios, è data di zero, mi sembra. Res.data di zero. Translations, abbiamo... punto, anzi translation. Sempre di zero. Perché il primo valore che ci interessa, punto, e poi abbiamo text. Però come vedete mi è stato tutto suggerito attraverso appunto l'IntelliSense. Esatto. E la tipizzazione che abbiamo appunto siamo andati a tipizzare sostanzialmente la response della nostra post. In caso di catch... banalmente, sì. Ah, vai, scusami. Ah, no, sì, vai, finisci. Oh, no, la stavo per dire, in caso ormai che ero lì, qua restituiamo il testo già, quindi tradotto, e poi in caso di errore abbiamo deciso di non perderci troppo tempo e restituiamo invece una stringa, che quindi sarà visualizzata al posto del testo tradotto, che c'è un errore del servizio cognitivo, insomma, di qualunque tipo, indifferente, adesso non abbiamo specificato. Esatto. Quindi, io mi sposterei dentro al file app a sto punto. Guarda, solo un secondo, così non perdiamo altro tempo. Non so se l'hai già descritto perché prima stavo rispondendo a qualcuno nella chat, ma per perdere una parola sul do sentiment, in realtà fa la stessa cosa, no? Il do sentiment, non so se l'hai già detto. Sì. No, vai, dillo tu. Ma guarda, passiamo dei parametri che sono il nostro testo che vogliamo tradurre e riceviamo sostanzialmente il famoso score da 0 a 1. 0 vuol dire che il testo è negativo, proprio distruttivo. 1 e che è un testo positivo, happy. E quindi semplicemente facciamo questo. Anche lì sarebbe da gestire eventualmente il catch, eccetera, ma direi, giusto per chiudere la parentesi, abbiamo un paio di servizi, do sentiment e do translate, che restituiscono una promise e adesso passo in app. Quindi così non abbiamo più, non c'è più senso. Sì, intanto ho preso un po' di iniziativa, ho fatto già l'import della funzioncina do translate per non perdere un po' di tempo, è importata da utils, no? Sulla riga 3. E poi vediamo tranquillamente come facendo la chiamata a doTranslate con il nostro testo che abbiamo inserito dentro allo stato, no? Nel punto then avremo poi il testo già tradotto. Che io ora direi, non so se vuoi crearla tu, sì. Fabio, un altro stato interno all'applicazione che poi andrà ad essere assegnato alla seconda text area, no? Perché abbiamo visto che per la prima text area l'avevamo gestito con form state.
quindi il valore della prima text area starà dentro la form state. Noi ora andremo a settare un secondo stato chiamato data, che lo assegneremo alla seconda text area, quindi ora te lo vado ad inserire io, ad esempio, dentro value, sulla riga 45, aspetta, e aggiungo che... dentro value data. Eccolo qua. Così, no, è succo che tu setti il data con il testo tradotto, usando set data, si ricompila il componente e lo vedremo qui. Ora, dovrebbe già funzionare, bene, no? Se tutto vediamo. Va bene. Speriamo, facciamo questo translate, clicco, translate, tac, hello world. Ciao, okay, mondo, certo. Enzo è bellissimo. Vediamo. No, questo la dobbiamo lasciare per il sentiment, vediamo se... È vero, Enzo is beautiful, è vero, però dopo lo usiamo, Enzo is beautiful. Ok, ok. Intanto voglio rispondere al volo, ho visto una domanda, se vogliamo tipizzare un oggetto con React Use State, possiamo definirlo come oggetto? Assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Poi puoi metterci interfaccia utente, per esempio qui avere, adesso chiaramente non ce l'ho, ID, name, quello che vuoi, no? Come dicevamo prima, anche per gestire lo stato, appunto, è molto comodo, perché puoi mettere in binding proprio un oggetto qualunque con i vari campi del form, scusatemi, gestire il form, con i vari campi del form, puoi fare quello che vuoi, puoi metterci un array, quello che, qualunque tipo di dato. Esatto. Guarda, visto che comunque ci stiamo allungando, se vuoi provare a creare, se non lo faccio io, il componente al volo del progress bar, no? Così vai. Mettiamo anche la frase di Enzo che è contentissimo. Sì, direi di non perderci più di tanto tempo, magari facciamo una spiegazione velocissima del codice quando faccio quel copia e incolla. Intanto se vuoi... Nel frattempo vi ringrazio tanto per utilizzarmi come esempio, l'ho sempre desiderato. Prossime volte, guarda, nell'immagine di... quando farò il talk sull'image recognition e face recognition, mi manderai un set di immagini tue, facciamo un po' di esperimenti. Vediamo quanti anni ti dà. Per esempio, a me, io sono felice di usarlo perché mi è Microsoft da 29 anni. Assolutamente. Ti mando una le foto prima e post corsa e vediamo che succede, va bene? Perfetto, perfetto. Quindi allora, così. Dato il tempo, mi sono permesso di creare una cartella components in cui andremo permesso, come hai usato? In cui andremo ad inserire praticamente tutti i nostri custom component. Ora ce ne abbiamo solamente uno, quindi ho inserito questo qua. Ho aperto sentiment bar, se vuoi già copiarlo, incollarlo. Sì, ecco, faccio qua. Una cosa veloce. E ora possiamo anche far vedere l'import, no? Se vogliamo, così senza magari accedere a react.useState. Guarda, ho già importato useEffect io col quick fix di esatto, puoi farlo tu quello di useState. Però anzi, guarda, lo posso mostrare io che così si vede anche che c'è il quick fix. Funziona meglio di Visual Studio Code. Cazzo. Non lo diciamo, stiamo in live. No, no, no. Visual Studio Code. Okay. Benissimo. Allora, se vuoi spiegarlo al volo... Sì, avevo preparato anche delle slide in realtà riguardo, però direi che possiamo farne anche a meno, andare un po', perdere gli ultimi 5 minuti e chiuderla qua, e così rispondiamo un po'. Sì, così lasciamo un po' di tempo alle domande, dai. Intanto lo vuoi usare questo prima di spiegarlo? L'hai già usato? L'hai già messo da qualche parte? È tutto già usato, quindi andiamo solo con le spiegazioni. No, intendo che sentiment bar l'hai già messo nell'app TSX, no? No, assolutamente no. Ok, se vuoi intanto, guarda, intanto che se vuoi spiego due righe, guarda, lo sta facendo intanto Edward da qui, noi abbiamo praticamente creato una funzione sentiment bar che diventerà un nostro componente, un componente è un nuovo custom element che in teoria il buon Edward, forse, adesso gli prendo ancora un po' di tempo, lo sta scrivendo, sentiment bar, aspetta, sentiment bar si chiama. Ecco, ok. E come vedete passeremo un attributo a questo nuovo custom element, no? Questo nuovo, non è proprio un custom element, ma diciamo simbola un nuovo custom element, quindi un nuovo tag HTML. Ora mi sa che devi importare... Aspetta, tutto. Aspetta, devi importare quick fix. Avevo anche fatto quick fix, Quick aspetta. Fix. Speriamo che non si incarti come la prova che abbiamo fatto l'altro giorno. sentiment bar, è scritto giusto, is not defined, is not defined. Vabbè, lo importo a mano, vediamo un po', import from, dove erano, sì, cosa mi ha importato? Ok, from components, sentiment bar, e il file si chiama, cioè la funzione si chiama sentiment bar. L'hai esportata, assiste a funzione, esportata, const, non è, perché è un default, aspetta, non ci serve l'export default, basta l'export const di sentiment bar. Esatto, sì, intanto mentre tu lo fai, allora io lo spiego, praticamente nel momento in cui esportiamo di default non possiamo anche fare a meno delle parentesi graffe, no?
Esatto, anche se adesso Invece non volevamo. va lo stesso a difficoltà const, quindi con papà, quindi non me lo importa lo Io in realtà stesso. li vedo ancora le parentesi graffe. No, io infatti ho tolto il default proprio per avere le parentesi graffe, cioè solo export const sentiment bar dovrebbe importarmelo. Aspetta un attimo. Sì, se si incarta è bello della diretta, leggo dei commenti ogni tanto, aspetta che vediamo il quick fix, va? Non code. Che cavolo c'è che non va? Vediamo un po'. E vediamo se facciamo vincere un premio a qualcuno, se ci dice qual è l'errore. Allora, components sentiment bar. Quindi importiamo sentiment bar da component sentiment bar.txt, sentiment bar, virgoletta mancante riga 4. Bravissimo! Hai vinto la mia stima, che Che non è cos'era quello. quindi? È la Ah, manca ecco. la virgola, cioè, era una cazzata. Mancava la fissetta di chiusura del from. Ah, ecco, a posto, a posto. Esatto, grazie, grazie. Ringraziamo, non ho visto. Ringraziamo chi? Vediamo l'apice, Daniele, apice, Cib, tutti sapevano, tranne noi. Daniele, la prossima volta chiamo te a fare il talk, va bene? Esatto, abbiamo gli speaker sbagliati. Ok, quindi sentiment Ok. bar, abbiamo passato questa proprietà text, questo attributo, che cavolo è questo attributo text e che cos'è questo nuovo tag? E la Allora, intanto io funzione. vedo un errore su sentiment bar, non so se lo hai, se hai fatto tu qualcosa. No, non ho fatto nulla ancora. E qua errore, sentiment bar. Peccato, quando le cose le provi da solo funzionano. Quindi vediamo un pochino qua. It's a module. Div, questa parentesi chiusura, questa chiù, giusta. Aspetta che vediamo se togliendo questo funziona tutto. No, se proprio errore qua, sentiment bar. Adesso la sistemiamo. Intanto se vuoi descrivere qualcosa tu, prova a vedere un attimo io se Ma c'è. sì, allora, praticamente quello che abbiamo fatto in questo Bravo, mi componente, manca React. a Scusatemi. posto, a posto, stiamo andando alla grande, è stato creare uno stato del componente per gestire il dynamic styling di cui vi parlavamo prima, no? Quindi tramite l'aiuto del JSX riusciamo a dare anche lo stile dinamico, quindi non solamente gestire una semplicissima forma, ma gestire in questo caso il nostro progress bar con il risultato ricavato dal doSentiment. Che ora Fabio magari ci spiega due parole sugli use effect invece che non abbiamo visto. Sì, infatti tra l'altro ho già messo il testo Ciao mondo, Enzo è un figo e viene quasi 100% positivo. E Quasi. vediamo se ci mettiamo invece Enzo è brutto e cattivo. Vediamo se ci viene un sentimento un pochino negativo. È un pochino negativo. Enzo è pessimo, È vediamo. triste, mi sa che con è triste No, è funziona. triste. È triste. Vediamo, lo vedere niente. E se lo mettiamo è un killer, ci verrà fuori, è un Vinco killer. sempre, Fabio, vinco Sempre, sempre. sempre positivo, cavolo. E Però niente. prova a dire io sono triste invece. Io Vediamo. sono molto triste. Allora. Molto Eccolo. triste. Addirittura Ecco, zero. è addirittura zero, infatti, quindi con te funziona, con Enzo si vede che lui è sempre contento. Il problema sei tu, Fabio. Io sono molto triste, ma Enzo è bellissimo. Però vedi, c'è un po' meglio. Cosa Ah, sua. ecco. Comunque, a parte tutto, sì, lo use effect, un altro hook. Velocissimamente e che può invocare una funzione. Sostanzialmente questa è la figata perché mi chiedeva anche delle, quindi già un po' anticipo le risposte, se sostanzialmente i componenti funzionali sostituiscono le classi, la risposta è sì. Semplifica moltissimo il ciclo di vita dei componenti. Nelle classi abbiamo did mount, will mount, will unmount, component will receive props, che è deprecato, should component update, bla 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 bla. Mi sono rotto persino le scatole di menzionare e non me ne ricordo manco più, nel senso che effettivamente con lo use effect possiamo più o meno gestire fasi di inizializzazione di un componente, quindi invocando qualcosa all'init, qualcosa al destroy del componente, come appunto il will unmount delle classi, e il change. Quando arriva una nuova proprietà possiamo fare qualcosa. Ed è quello che facciamo qua. Questa funzione qua, questa funzione arrow, semplicemente viene invocata ogni volta che qui, come secondo parametro dello use effect, abbiamo un array di dipendenze. Quando cambia la proprietà text, piccola nota, qui abbiamo usato il destructoring, no? Qui è come se arrivasse props e qui usassimo props, punto, eccetera, eccetera. Col destructoring si può destrutturare, quindi estrapolare la proprietà text direttamente in ingresso di una funzione. Molto comodo. Quindi comunque, quando cambia text, semplicemente vediamo se un text effettivamente esiste e facciamo la chiamata che ha prima preparato Edward, doSentiment, con il testo da tradurre, o testo, sì, il testo che abbiamo inserito, testo tradotto, adesso non mi È il ricordo, testo tradotto, è il testo tradotto testo perché già passiamo tradotto. data.
Esatto, perché qui passiamo data che è il testo tradotto. Perché se no andremo a fare una chiamata, no? Ad ogni volta che digitiamo nel campo di esatto, valore. Perché quello viene aggiornato sempre. Ci viene restituito, esatto, il valore set value, quindi facciamo set value, quindi aggiorniamo il nostro valore che contiene sentimento e quel sentiment verrà messo nella nostra progress bar come effettivamente with, perché vediamo qui che poco prima del render facciamo with, se il value sostanzialmente ha un valore verrà messo come percentuale, altrimenti se per caso è null, perché ancora non abbiamo effettuato nessuna traduzione, mettiamo 0%, no? Stessa cosa per il valore, no? Dimmi, prego. No, dico, per chi non lo sapesse, se vuoi dire del backtick, del fatto... Esatto, dillo pure tu, un'altra chicca di SSI. Di poter inserire, no, delle variabili dentro al testo senza dover fare il solito virgolette più virgolette, no? Concatenamento di stringhe pessimo, esatto. No, in realtà, quindi così possiamo inserire delle espressioni nelle stringhe, giusto? E infine, se il colore minore di 50, se il valore minore di 50 del nostro sentimento, mettiamo il colore rosso o verde, e qui poi con gli style, ecco dove forse volevi dire anche tu, no? Che usiamo il camel case invece che il kebab case. Esatto. Kebab case fa ridere, ma è quello col trattino, no? Background, trattino, color. Non so chi gli ha dato il nome kebab, però vabbè, questo non è colpa mia. E qua vediamo che applichiamo gli stili. Quindi un oggetto di stili CSS, anche qua vedete with una sola perché usiamo la concise syntax, qui sarebbe with, due punti with, ma siccome si chiamano uguali, ne mettiamo solo uno. E il background color mettiamo qua. Potevamo anche chiamare background color qui a questo punto e farlo così eventualmente, e direi che perfetto, che ci siamo. Applicazione semplice, ma era un po' più un modo per esplorare un po' di cose, parlare un po' di cosine e sostanzialmente per fare un talk semplice ma senza fare proprio un hello world e quindi esplorare qualche funzionalità in più. E vedere come gestire uno stato, no? Use state, use effect, esatto, delle chiamate, resto, e anche i servizi cognitivi, no? Era simpatica anche questa, almeno magari hai dato uno spunto, no, Edward, per magari farsi andarsi a provare da soli, no? Insomma, non con la nostra esatto. Key. Anzi, appena poi, Edward, cancella la risorsa. Appena finiamo qui. Ma anche prima. Ma anche prima. Se stiamo rispondendo alle domande, c'è un browser lì. E quindi, bene, direi che... possiamo rispondere un po' di domandine, no? Adesso è chiaro che se volete esplorare un po' più di React, ripeto, guardatevi un po' di video anche sul mio canale YouTube, un po' in giro. C'è la community React Developer Italiani, quindi se avete dubbi andate a scrivere qui. Posso dare una mega news per chi mi conosce già, però non sono sicuro, non sono ancora sicuro al 100%, ma il mio mentore, che ho un mentore, in realtà mi ha proposto di fare dei corsi insieme avanzati su React. Bomba. Quindi proprio solo avanzatissimi, perché lui non vuole neanche mettersi su ste cose qua sempliciotte, no? E quindi di super performance, ottimizzazione codice, veramente una bestia. Quindi potrebbe saltare fuori qualcosa per fine anno di React così. E in più, altra news, scusami Edward, ormai spoilero, con Giorgio Boa, sempre speaker qua di questi eventi, stiamo ancora iniziando, quindi potrebbe anche saltare tutto, per l'amor del cielo, ma stiamo pensando delle masterclass per Git, e poi, quindi, corso base di Git, già comunque 8 ore di un certo livello, non video, però solo invece da remoto o diciamo dal vivo, e poi una classe più avanzata per continuous integration, delivery, Git flow e via dicendo, no? Quindi queste sono le piccole cose che ho nel cassetto lì. Cose dico molto interessanti, già... direi. Mi interessa specialmente quella su React, però anche quella su Git non mi dispiacerebbe, ecco. Sì, infatti, ma anche a me, perché in realtà sarà un modo per farmi insegnare da Giorgio alcune tecniche. Poi insieme mettiamo in piedi un corso che, tra l'altro, sarebbe carino, vogliamo farlo in questo modo, in cui proprio lavoreremo in team. E quindi manderò delle PR, lui le revisionerà, oppure me le scarterà, io dovrò fare delle... quindi dovrò correggerlo oppure meno, no? Come creare i branch, come appunto lavorare su... Okay. Con Giorgio... ammazza Fabio, dico durante distruggio. Comunque sono delle cose che vediamo tutti noi al lavoro ogni giorno, no? Quindi sono molto importanti da sapere, ecco. Infatti, e poi un modo anche per me per studiare cose nuove, mi sono rotto un po' le palle di fare sempre quello. Quindi detto in tutta onestà. E va bene, direi che Enzos, il magnifico Enzos, andiamo a fare un po' di domande e risposte. Non potrei più scrivere sul translator, quindi se volevi scrivere il magnifico Enzos, ecco, infatti ora potremmo addirittura provare il catch, perché ormai la key è andata, no? Ah, hai cancellato la key, magnifico Enzo, vediamo un po' se funziona. Vediamo un po'. Ancora funziona.
Ah, ok, no. No, Vedi che mentre la vedo un stanno. qualcosa, error. Ah no, ok, a posto, funziona ancora. Tra un po' quindi la disattiveranno. Sì, Quindi tra sì, un po' sì. lo proviamo. Allora, tolgo lo schermo intanto. Qua non ho mai capito se su Zoom chi viene visto, se ognuno decide chi vedere o se si può splittare lo schermo. Chi parla o si può selezionare? Quindi in questo momento vediamo te grosso e Edward nell'angolino in alto. E niente, se sempre al centro della tensione. Bella, che culo. Allora, Sì, se abbiamo domande, ne abbiamo un po' in realtà. se abbiamo raccolto un po', ma ci sta una sezione a parte oppure direttamente C'è sulla un chat? DNR di domande e DN. risposte, in italiano dovrei dire. C'è un piccolo iconcino sotto, domande e risposte. Comunque, lì ne abbiamo tre, e se no c'è tutta la chat. Ah, solamente Allora, tre. Ah, ok. Eccoli qua. intanto, ce ne sono quattro. La prima domanda Perfetto. interessante è che gelosa Edward. Lo vorrei anch'io perché in effetti qua vanno a casa. No, in realtà non ne uso nessun gel, è tutto naturale, quindi doccia e poi un paio di giorni non lavandosi e va bene così. Quindi rimangono unti in posizione. Ok, No, boh. comunque sto scherzando, non uso niente. Ok, però qui c'è lavoro di Fong, lì però. Ok. Poi, domanda stupida, non è domanda stupida, in realtà quel value che avevo usato Questo. form state è tipo l'energy model di Angular. Sì, direi che in realtà cioè, dietro le quinte è tutt'altro mondo, no? Però alla fine, quando usiamo input energy model, stiamo mettendo in binding una proprietà con il campo di input. Qua in realtà lì in Angular lo fa in automatico e triggera dietro un po' di cose riguardo la chain detection, che comunque riguarda il framework, mentre in React stiamo facendo manina. Tutto qua, insomma, però giro e rigiro ricorda un po'. Poi Ok. Si questa può domanda. usare async await negli state con i hook? Aspetta, ci sono domande qua, vedo. Si può usare sync Non ho await? capito qual è l'ordine, se si parte da sopra o da Ma neanche sotto. io non ho capito, queste arrivano un po' a caso. Mi sa che to tocca partire da quelli sopra però, perché sono delle 9:29. Eh sì, Se no si quindi. crea un po' di confusione, infatti, dai, Infatti vediamo un alcune, attimo. anzi, rispondo, gli dico anche. Ah, non posso flaggare la risposta come già fatta. No, vabbè. Ah, si può fare dismiss invece, sì. Così Ah, almeno. vado io, la segno io come è fatta. Vai, andate. Ok, perfetto. Quella di Dennis in particolar modo. Ok. Eh sì, Allora, partiamo sarebbe dalla prima. interessante qualche parola in più sulla differenza tra componenti funzionali e classici, componenti class. Sì. Se vuoi. Più o meno abbiamo anche già detto qualcosina, se vuoi aggiungere Sì, qualcosa. allora, a parte l'utilizzo dei hook, comunque anche l'integrazione, no, con TypeScript e tutti i vantaggi poi di utilizzare i componenti funzionali per quanto riguarda gli use state in un modo più specifico e più intuitivo anche, no? Grazie all'utilizzo di TypeScript. Ad esempio, io mi sono trovato nella difficoltà di non capire bene da dove che arrivano tutte queste props nei componenti a classi, mentre nei componenti funzionali, con l'aiuto di TypeScript, possiamo comunque definire la nostra interfaccia dei componenti che arrivano in input. E tramite poi l'utilizzo dei custom hook gestire tutto lo stato della nostra applicazione. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, Fabio, Ma riguardando questa sì, domanda diciamo che invece. principalmente si semplifica il ciclo di vita, no? Anche come dicevo prima, tra classi e funzioni, no? E quindi è molto molto più semplice. Poi come hai detto tu e come anche accennavo, tutte le librerie stanno andando verso gli hook, quindi alla fine gli hook li usate nei componenti funzionali, rischiate di rimanere fuori. Lo stesso Facebook ha una pagina dove sostanzialmente non dico che sconsiglia le classi, ma lo dico. Cioè, proprio dice perché usare gli hook, tutti i vantaggi degli hook rispetto alle classi. E se la leggete, poi magari la linko, adesso la trovo, magari appena rispondi tu alla prossima, la linko un attimo. E quindi direi assolutamente, personalmente, di dimenticarle. Anche perché con le classi ci portiamo dietro anche pattern come gli Eiger Order Component, le Render Props, altri pattern che a volte venivano usati wrappando componenti. Quindi anche la connected di Redux, per esempio, no? E wrappando componenti dietro componenti si creavano alberi di centinaia, non scherzo, di componenti uno dentro l'altro, no? Ma anche basta pensare al drag and drop. Avevamo tipo il componente drag che aveva il drop, che poi doveva avere il drag e il drop per fare delle kanban, eccetera. Si creavano nidificazioni di componenti notevoli. Con gli hook possiamo isolare business logic e riutilizzarle in maniera molto molto agevole. Ci sarebbero anche altri motivi, ma direi di andare avanti, se no ce la facciamo più. Allora, a questa rispondo io, non riesco a seguire la fine della conclusione. Si può avere il video
via email alla fine, lo riceverete il link del video domani. Dopo avrete il form dove mettere la carta di credito e inviare i soldi. Sto scherzando, ovviamente. Ciao a tutti, come migliorare le skills in generale nel front-end? Non avendo un mentore al lavoro o altrove è difficile imparare da autodidatta. Consigli? E se parliamo di JavaScript, cioè front-end in generale, oppure partendo, non so se si hanno già le basi di JavaScript comunque, però se vogliamo partire da JavaScript... E Anita già diciamo, la conosco, la vedo in giro molto nelle community, quindi parte già, penso, da una base, no? Insomma, quindi per migliorare ulteriormente, penso che chieda. Tu cosa fai? Allora, io tendenzialmente metto delle idee su carta, no? Quindi ho il mio quadernino qui, proprio, ora lo faccio vedere. Quindi mi scrivo tutte idee, quindi Kanban, magari tutte le applicazioncine che vorrei creare, e il giorno dopo mi metto a farle. E poi ovviamente vado su Stack Blitz, faccio domande, e, insomma, trovo online, non ho una source e basta. Sì. Vuoi sapere come faccio io, Fabio? Vai a correre 20 km. No, mando un vocale. Tipo oggi ho mandato un vocale a Giorgio su una cosa di Git che può confermare, mi faccio rispondere. Quindi io metto a disposizione per il front-end il numero di Fabio, quindi carta di credito, un paio di centinaia di... Ah, cazzo a fare. Vai. No, in realtà anche per me è comunque quella... Per esempio, un altro spoiler è che sto iniziando a lavorare di nuovo sulla UI, quindi Canvas, D3JS, eccetera. Potrebbero spuntare fuori i prossimi talk su infografiche e cose del genere. Sto cercando un po' di nuovi stimoli, se no non mi passa più. E quindi, in realtà, l'unico modo è, prima mi guardo dei video tutorial, partire anche su tecnologie nuove da Udemy, se non conosco proprio la tecnologia mi sta bene lì. Se mi piace, inizio a approfondire. È uguale per Microsoft e via dicendo, che ho iniziato da pochi mesi a studiarmi Azure e così via. L'unica è iniziare da un punto, sbatterci la testa e, come diceva anche Edward, fare un casino di prove. Source non ne conosco, se non leggendomi miliardi di articoli. Esatto. Perché poi ogni articolo porta altri, come classico Chrome ti arriva a 700. Infatti di solito ci ritroviamo tutti così, no? Con 100 tab aperte. E poi frequentare le community, giusto? Assolutamente, certo. Anche se in realtà per lo studio individuale, quello sicuro, per lo studio, secondo me, bisogna pensarci in modo individuale, no? Poi magari puoi chiedere consigli su quali libri, magari quali risorse, via dicendo, però l'unica per me è sbatterci la testa e... Prima studiare, poi sbatterci la... Poi c'è chi preferisce andare subito nello sviluppo, nella pratica. Io sono uno di quelli che, per esempio, preferisce, se devo farmi un'applicazione in Flutter, prima mi sono visto 40 ore di video di Flutter, vedere che cavolo mi offre, avere un overview generale di un framework, per esempio come può essere quello, e di un linguaggio Dart poi che c'è dietro, per capire il potenziale. Perché poi se vedi solo un capitolo, tu hai una visione molto limitata, no, di quello che è appunto la big picture, e quindi in realtà rischi molto spesso per trovare una soluzione di fare un casino, reinventare la ruota, quando magari il framework ti offriva una funzionalità gratis che lo faceva. Quindi secondo me meglio prima avere una visione globale, una panoramica, e poi eventualmente andare nei dettagli. Però poi la mia personale visione. Solo che se andiamo avanti così finiamo a mezzanotte le domande. Mi sa. Andiamo alla prossima, vai. Vai, leggi pure. Ha senso pensare Pippo, set Pippo e rispettivamente con behavior subject e il suo next? Boh, insomma, secondo me, io direi no. Non è il suo next, assolutamente no. È sempre una variabile che assume un nuovo valore, semplicemente viene triggerato il render. Quindi... Esatto. Si può usare async await nei use effect con i hooks? Nei use effect assolutamente sì, certo, possiamo anche fare delle chiamate, però che non puoi mettere async lo use effect, la funzione nei use effect, infatti. Perfetto. Ho visto qui, no? Quindi sì, assolutamente sì, infatti secondo me anche è il modo giusto per gestire i side effect della nostra applicazione, giusto? Sì, volendo potevamo usare await qui, che era molto comodo, insomma, no? Però boh, non volevamo aggiungere troppa carne sul fuoco. Vabbè, a questo diciamo che abbiamo risposto. Esistono form reattivi, tipo i reactive form di Angular? Da quello che so io, no. No, però ho sperimentato, mi sono creato degli hook, chiamato user X input, e poi creati degli hook che abbini eventualmente i campi di input all'intero form, ho proprio preso ispirazione, adesso volevo condividere, adesso non ce l'ho condiviso, però ho proprio preso ispirazione da form hook,
per vedere come facevano loro la registrazione degli input, eccetera, e in realtà ho usato RxJS dietro le quinte per fare, per esempio, banalmente ho iniziato a provare il debounce, no? Le classiche cose, oppure mettere un filtro e così del genere. Si può trovare una soluzione, non so quanto senso abbia, onestamente, però volendo una soluzione custom la puoi adottare, che è anche stato un modo per me per capire come creare custom hook direttamente legati a un campo di input. Proprio in questo caso, campo di input, usi useRef, ci passi un custom hook come funzione, questo riceve la reference del campo di input e puoi sostanzialmente andare poi a usare RxJS. Solo che onestamente implementerei RxJS in un'applicazione React solo se usate Redux con il middleware Redux Observable, altrimenti mi sembra un po' overkill usarlo solo per quello. Poi, anche se magari non era quella la domanda, vai pure Edward. Axios è lo standard per le chiamate HTTP in React, quindi si torna alla promise e si torna alle promise e niente observable, a cui ormai mi sono abituato con Angular. E lasciate la parola, Fabio, visto che si parla. Era appena risposto, in realtà. Se vuoi usare observable in RxJS e in React, puoi usare, se usi Redux, secondo me non ha senso altrimenti, puoi usarlo ed è molto simile a NGRX, che quindi lo state manager reattivo di Angular, diventa molto simile a quello, no? Come in Angular abbiamo gli effect, in React abbiamo eventualmente questo middleware che appunto sfrutta RxJS, però in realtà lo sfrutti per le azioni, per le chiamate asincrone. A quel punto RxJS ti offre anche un operatore Ajax e ti permette in realtà di evitare anche di usare Axios, perché tutte le chiamate al server le fai dentro questi, le isoli dentro questo middleware che gestisce la comunicazione col server, usi Ajax di RxJS e potresti non usarlo. Piccola nota in cui potresti rispondere anche tu, in realtà Edward, Axios non è uno standard, è uno standard de facto, nel senso che è usato molto, però se volessi usare uno standard preferisco usarlo, sì. Prego, scusami. No, dico, anche io lo preferisco utilizzare al posto del solito fetch, più che altro per non fare then.then sì, volta. Che anche lì potresti wrappartelo in una tuo fetch che magari dove il primo then è. Cioè c'è comunque fetch, l'API fetch, ma un po' a basso livello, e onestamente Axios. Diciamo che alla fine uno sceglie un po' quello che, cioè, a cui si è abituato, ecco. Non è che cambia tanto, non offre tantissime cose in più. Offre, in realtà, che non l'ho mai usato, devo dire la verità, però offre un comodo interceptor, anche Axios, come quelli di cui parlavamo prima per Angular. Quindi può intercettare tutte le chiamate e fare qualcosa, però non l'ho mai usato. Però sì, direi che Axios è abbastanza usato. Ma non esiste un importo globale per React? Pare scomodo e forse prano di errori, ad errori. Doversi ricordare di fare import a mano in tutti i file, anche se l'editor aiuta. Comunque sì, stiamo parlando di una libreria che quindi mi sembra in questo caso abbastanza necessario, ecco. Potresti usare anche la versione UMD per usarlo in S5 che importi nell'HTML e poi lo usi global, però obiettivamente sarà 6 anni che non provo a fare questa cosa. In più, se proprio vuoi evitare degli import, puoi usare delle tecniche, eventualmente degli alias configurando tsconfig in maniera appropriata, no? Ed eventualmente puoi limitare alcuni import, oppure in webpack puoi andarlo, se non hai webpack configurato tramite create react app ma ce l'hai configurato a manina nel tuo progetto, puoi anche lì metterti globalmente delle classi che non devi, o anche dei namespace di TypeScript e altre cosine che non serve che importi ogni volta. Personalmente preferisco gli import perché obiettivamente so esattamente da dove viene fuori qualcosa. Però sì, assolutamente, React, anche perché non sarà pensato, onestamente, sì. Non sarà l'unico import che avrai nel componente, questo sicuramente no. Infatti. Anche perché React offre un sacco di librerie e se lavori a componenti avrai sicuramente almeno l'import di un componente. Infatti. Magari c'è qualche abbiamo tipo corsi su Udemy, a parte Fabio che ha un sito a parte, e se vuoi rispondere tu intanto, Fabio, poi darò la mia. Ma rispondi pure, anzi, se vuoi, tranquillo tanto. Io per ora non ho nessun corso, queste sono le prime live e talk che sto facendo, però posso dare un piccolo spoiler, che se mi andate a seguire su LinkedIn, Facebook e tutte quelle piccole cose che ho, ho in mente di fare una sorta di React in pillole, no? Su YouTube. Dei piccoli video in React, su React più che altro, ma per i beginner. Quindi più che altro per condividere quello che ho imparato io nei ultimi mesi. Eccoci, io in realtà su Udemy non vado molto d'accordo.
perché sono il 75% di provvigione. Boh, non parliamo, finisco qua il discorso. Bene. Finito qua. Visto che si sta parlando di spoiler e progetti futuri, avete in programma di portare qualcosa su Svelte? Guarda, io personalmente me lo sono già studiato un pochino, non mi è entusiasmato subito, poi l'ho messo in disparte perché non mi ci vedo grosso mercato, grosso giro. Però sì, onestamente sì, penso di dargli un'occhiatina. Preferisco di più però Web Components, Stencil e quell'area lì, probabilmente Lit, HTML, e andare su quella direzione. Però una possibilità... Io non dico di no per poter lasciare spazio ad un sì, quindi per ora non lo so. Migliore approccio o comunque più scalabile per la gestione delle animazioni sui componenti? E di che tipo? In che senso? Dove posso uso CSS Transition e eventualmente le animazioni CSS. Se non sono sufficienti, uso anche librerie esterne come Twimax, per esempio, e via dicendo. Se no, ci sarebbero le Transition Group e altre cose dove non ho in realtà. Io personalmente grossa esperienza, devo dire la verità, anche se sarebbe l'approccio forse più... Guarda, corretto. Io ho utilizzato pochissimo, più che altro per magari l'apertura dei panel e cose del genere, sempre CSS Transition. Siamo anche lì. Io, dipende cosa devi fare, se posso fare CSS tutta la vita. Certo. Anche perché poi sono accelerate, anche con Twimax puoi comunque accelerarle lato GPU, quindi alla fine ottieni buonissime performance. Al di là della gestione dello stato di base di React, quale libreria di state management consiglieresti? Mi riferisco a Redux e simili. E perché? Se vuoi dire qualcosa, se no ti dico io. E mi riferisco a Redux. Perché in realtà poi... Sì. Vabbè sì, mi sa che è stato... Cioè, hai già dato la risposta dentro alla domanda, se non sbaglio. Io attualmente utilizzo Redux, però dipende cosa ci devi fare, ovviamente, no? Anche della dimensione dell'applicazione. Quindi se si tratta di un'applicazione come quella che abbiamo fatto oggi, non vedo il senso di inserire Redux. Se invece parliamo di un'applicazione con già più di 10 componenti, molte view, l'approccio di Redux mi sembra necessario anche, no? Sì, sì. Più testabile, più il codice isolato e via dicendo. Anche se, quindi, bene o male, poi i vantaggi del state manager ce ne sono diversi, no? Insomma, quindi lì adesso è difficile fare una carrellata. Interessante però da valutare che inizialmente l'ho snobbato, poi l'ho voluto usare, poi in realtà l'ho risnobbato. Adesso... Il mio buon arriva un mentore, recoil. Il buon mentore mi ha messo delle pulci proprio ieri, abbiamo fatto l'altro ieri una call lunghissima e praticamente Recoil permette uno state manager di Facebook, quindi non del team React, di Facebook, che praticamente sembra poter raggiungere ottimizzazione di performance nettamente superiore, perché Redux, facciamola in breve, fa scattare tutti i selector ogni volta che c'è un cambio di stato. Con Recoil in realtà si potrà renderizzare sostanzialmente, quindi renderizza tutto, a prescindere poi con Memo, con Should Component Update, eccetera, si possono minimizzare i render, ma in realtà con Recoil in teoria si potrà avere due componenti che si renderizzano, che magari sono in comunicazione tra di loro con lo stato. È un po' come la dependency injection di Angular, no? Qua scrivo lo stato, in un altro componente la vado a recuperare, evitando che comunque scattino tutti gli altri selettori, no? Quindi potrebbe essere uno state manager locale, però non sostituisce Redux, quindi Redux non viene sostituito, ma per gestire localmente porzioni di view dove non ci serve uno star globale, potrebbe essere personalmente la soluzione che prenderò in considerazione di più. Quindi su quello probabilmente ci volevo già fare dei video, ma aveva ancora dei bug, errori in console, tipizzazione non corretta, però forse hanno risolto qualcosa in questo periodo, quindi penso che quest'estate una live su quello la facciamo. Differenze sostanziali tra Vue e React? Qui ci potrebbe rispondere Fabio, perché si è visto una sera, quanto è fatto una maratona sera. Di... Una maratona di... Lì, ecco, lì mi sono preso... Ore. Esatto, mi sono preso il corso di Max Fartmüller di Udemy di Vue, una volta ho detto, ma aspetta che vediamo che cavolo fa sto Vue. E alla fine mi sono sparato, tipo, visto che i suoi corsi sono brevi, dalle tipo 8 di mattina fino alle 5 di mattina della sera stessa. Praticamente è brevissimo 4 ore. Comunque. Sì, bellissimo, ce la facevo più. Comunque sia... Ma no, niente, in realtà, onestamente, è un mix tra React e Angular. Il vantaggio di Vue è che tu Vue... In realtà è un vantaggio e uno svantaggio, secondo me, che puoi creare... I componenti li puoi creare in sicuramente 9 modi diversi. Sicuramente. Poi forse ne hanno aggiunto altro, perché avevo un articolo che diceva
tipo 7 ways to create view components, no? 7 strade per creare i componenti view. Però da quelle in realtà mi mancavano due che erano quelle che interessavano meno, che poi lo trovate, no? E quindi li puoi creare funzionali come classi, con file.view, che, .vue, quindi che contiene style, questo, style HTML, JavaScript, lo puoi creare come forma di oggetto, lo puoi creare sotto forma di funzione, lo puoi creare, non mi ricordo manco più in realtà quante ce ne sono, che è un vantaggio, però c'è un problema fondamentale, che secondo me la maggior parte delle persone usa Vue per creare le più schifezze di sto mondo. No, quindi in realtà perché è molto flessibile, no? Tu la cosa c'è una differenza particolare che dà un vantaggio a Vue rispetto agli altri, da utilizzare in applicazioni legacy, però. Se io voglio, ho HTML vecchio stile, se io voglio posso avere un componente di Vue montato in una parte del DOM, un altro componente di Vue in un'altra parte del DOM, avendo due applicazioni completamente diverse l'una dall'altra, e queste possono comunicare tra di loro passandosi dati semplicemente avendo un nome dell'istanza. Che invece in React è più complesso, mi sa che bisogna usare i portal, non ho anche mai fatto una cosa del genere, o altri stratagemmi per condividere dati tra due applicazioni React differenti, e in Angular adesso c'è in realtà qualcosa di nuovo come la dependency injection, in realtà platform, che devo sperimentarla, prima o poi ci scappa un video, che dovrebbe permettermi di condividere dati tra più applicazioni, però diciamo, quello è un grosso vantaggio, e anche il fatto che si può usare S5 in maniera semplicissima. Sì, ciao Enzo, il magnifico. E quindi in maniera semplicissima anche su applicazioni vecchio stile, no? Mentre in realtà React e ormai Angular stanno già pensando un po' al futuro. Vabbè, ce ne sarebbero da dirvi cose adesso un po', visto che vedo la faccia di Enzo che è bellissima. Ah, faccia normale, tra l'altro non ho starnutito io, quindi. Ok. Ci ho pensato, Fabrizio, al confronto tra un'app creata con tutti e tre i framework per analizzare insieme pro e contro di tutti. Prima o poi me lo sparo, ma è che siamo una vita. Come vedi, già per vedere due cose di React in croce, no? Tocca correre per vederle tutte. Come cazzo la facciamo a farle tutte, no? Ci ho pensato mille volte di fare un talk anche di differenze tra uno e l'altro. È che si rischia di banalizzare troppo degli argomenti, no? E quindi piuttosto si può fare una live di discussione. Però anche lì è fuori la cacciara, poi non lo so, quindi un po' difficile. Inizio. Ovvero un'app che fa una certa cosa ma fatta con tutti e tre framework. Okay. Ma c'è già qualche video, C'è già qualche video, onestamente, che ho visto girare su sta roba qui. La stessa applicazione. Poi c'è un sito, se non sbaglio, che si chiama MVC, qualcuno magari lo tira fuori in chat, si chiama MVC o To-Do List, e viene fatto in tutti i framework e i linguaggi del pianeta. E quindi si può riscrivere una semplice to-do list. Dice, sarebbe da fare una live ad hoc. Eccola qui, to-do MVC, ok. Ah, ecco, qualcuno l'ha postato, l'hai vista tu? No, se volete ancora condivido il link. Manda pure. Eccola. Flux, tanto che mandi, Flux è semplicemente il pattern che è stato ideato da Facebook anni e anni fa, parliamo 2013, penso, se non di più, se non prima, e che ha la base di Redux, è un pattern dove semplicemente si avevano un multi-store, uno state manager, praticamente dove si potevano con più, diciamo, state gestire appunto lo stato applicativo. In realtà Facebook ha dato solo un'idea, sono dei geni, perché hanno dato l'idea, non hanno sviluppato un cazzo, a fin fine, gli altri hanno sviluppato una marea di librerie, all'epoca c'era Redux, Alt.js, Martin.js e altri 10. Mi ricordo all'epoca che il mio amico mentore, in realtà all'epoca ha scelto Redux e gli è piaciuto. Cazzarola, era una figata e alla fine poi Redux era una verticalizzazione di Flux, ne segue ancora alcune delle convenzioni, però poi invece di avere multistore ne ha solo una e si è evoluto, insomma. Quindi semplicemente Flux era un pattern appunto di Facebook che ha proposto per gestire sostanzialmente lo stato di applicazioni. Un po'. E più che altro la parte interessante è che ha fatto in modo che sia uniforme, diciamo, e consistente attraverso lo sviluppo mobile, lo sviluppo appunto web e lo sviluppo desktop. Quindi il problema fondamentale che voleva risolvere Facebook era spostare gli architetti interni tra praticamente diversi team, e avendo un unico modo per scrivere architetture, questa era l'idea di base, veniva più facile fare questi spostamenti in modo che uno per entrare in un progetto non dovesse capire come cavolo era gestito, perché la gestione del progetto, dell'architettura in particolar modo, era sempre quella. Che poi la parte figa di Redux è anche quella, perché poi se lo usi in React, lo puoi usare in Angular, lo puoi usare anche in Vue,
con sfaccettature e librerie diverse, ma gira e rigira il pattern è sempre quello ed è una bella cosa. Se no ogni volta ognuno si crea la propria, reinventa la ruota ogni volta ed è effettivamente certo. Non ha senso. Ultima domanda e poi c'ho pure una mia domanda. Allora, vado a leggerla. Mischiare i tre framework in una stessa app può avere senso? Dipende. Dipende come intendi gestire la tua application. Dipende perché se puoi soffrire. Anche poi, perché dipende anche dal team interno che la gestisce, no? Se uno non sa, ad esempio, programmare in Angular, ma se ne intende solo di React, che fa utilizza solo quella parte? E quindi ritorniamo anche a questo discorso qui. Secondo me sarebbe meglio andare su una sola, ma per una questione anche di gestione poi del team interno, quindi faciliti la vita a chi poi dovrà toccare il tuo stesso codice, perché si dovrà dover imparare solamente uno di framework, no? E poi anche a livello del management dell'applicazione stessa, per poter far comunicazione, per poter far comunicare tutte le parti dell'applicazione magari con i vari stati. Se una parte dell'applicazione è gestita in Angular e c'è uno stato, come fai poi a condividerlo con l'applicazione React? Sì, lì in realtà lì differisco un po' dalla tua risposta, nel senso che dipende un po', no? Anche da cosa devi fare. Sicuramente dipende dal tuo know-how, no? Cioè, se il tuo team sviluppa React è inutile andare a fare altro. Se sei da DAZN, però sviluppi micro front-end, e a quel punto potresti avere il login in React, il back-end in Angular. Infatti. No? Quindi in realtà no, dipende sempre da contestualizzare. Se hai un'applicazione legacy in AngularJS, magari ci integri una bello snippet interno in Vue.js, no? Mixando. Oppure ci sono varie applicazioni AngularJS, le cui performance sono eccellenti, dove in realtà però molti iniziano a utilizzare, per esempio, perché devono mantenere quei software. C'è poco da fare, non possono riscriverlo. Ci vanno a ficcare dentro, no, React o Vue, no? Per il render dei componenti complessi. Quindi in realtà sono casistiche, però limite. Quello che farei io, però, quello che ho sempre fatto io da freelance, nel momento in cui però mi si presenta un progetto davanti, non uso quello che mi piace, ma uso quello che ritengo più consono per quel progetto. Una piccola nota, per me React, Angular e Vue non sono intercambiabili. Secondo me ognuno ha le sue peculiarità, no? E che dipendono dal progetto, dal contesto e da tante cose. E quindi in realtà, se onestamente il mio progetto potrebbe essere fatto in maniera, diciamo, più decente, insomma, meglio, diciamo semplicemente meglio, in view, io dico, guarda, per me bisognerebbe farlo in view. Passo la palla, no? Non è per forza che devo realizzarlo in React o in Angular, con quel che è. Quindi, secondo me, tutto sommato ci sta. Ti faccio un esempio, no, Edward? Se tu hai un back-end di liste, 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 form, form e form, autenticazione, onestamente, dico la verità, nel 90% di casi, sto generalizzando, uso Angular, pur avendo uno stack magari amando React, uno stack interno con React che mi piace o quello che vuoi, no? Però difficile, no? Se devo creare un photobook con il drag and drop, eccetera, è molto probabile che vado su React e JSX per la flessibilità, se non addirittura su Canvas, React o altre tecnologie di Certo, questo tipo, no? Tutto qua. Quindi potrebbe aver senso, me di massima, concordo con te, poi, se certo. posso evitare molte. Off topic, com'è sta poltrona, Fabio? Allora, ti dirò, un male al culo. Aia. Quindi in realtà perché la seduta è piatta e non è tonda, quindi Aia. fa un Aia. po' male. E poi, per il resto no, bene, mi obbliga a stare abbastanza dritto, tutto sommato, però non sono abituato, quindi ho mal di schiena, ma penso che sia per colpa voglio pensare che sia colpa dell'abitudine che ormai. Ok, quindi Non è male. valutalo entro 2 anni, così fai in tempo a portarla indietro, capito? Guarda, col pacco che c'era gigantesco, che ho come mezza stanza, mi occupavo e che ho buttato via, ormai non posso più tornare indietro. Ok, ci sono pure domande sulle magliette, vabbè, Ah, pure. poi Sì, al massimo poi posso l'ultima condividere domanda, vai. un link magari in privato, perché mi sembra un po' brutto condividerla così. Onestamente non mi ricordo nemmeno il sito. Contatta Edward. Poi le produrremo, abbiamo capito che le magliette spavano, le produrremo L'ho presa da un noi, sito online. Fabrizio. Ho scritto a caso magliette React, no? Perché l'altro giorno avevo un talk con JavaScript, quindi ho scritto magliette JavaScript. Visto che oggi dovevamo fare una cosa su React, ho scritto le prime keyword che mi venivano in mente, ho comprato dal primo sito che ho trovato. Perfetto. Allora, io ringrazio intanto Edward e Fabio. È stata una maratona, eravamo più di 115 persone, vi do sto numero visto che voi non lo potete vedere. Tantissime domande, abbiamo Eccola. ipersforato. C'è Ma Fabio quello è che ci vuole meglio. regalare questa maglietta, giusto?
Io ho ritrovato dopo anni anche gli occhiali. Ah, ecco. È grande. Che minchia, cioè, quello scatolone di schifezze. Quindi no, in realtà le magliette te la puoi stampare. Vai in una tipografia, porti il logo e te la stampi. Sì. Anche sì. Se proprio vuoi eventualmente fare. Scusami, vai Enzo. Io no, vabbè, semplicemente con Fabio e ancora Edward, ricordo le date, qui, le prossime date, prossimo giovedì, quello ancora dopo, prima della pausa estiva. Quindi se ci seguite su LinkedIn, sul vario canale, trovate già tutti i link per registrarvi, registratevi subito. Ok, a questo punto io direi pure che Edward e Fabio ritorneranno pure, semmai insieme pure a Giorgio, facciamo un trio di attacco, ritornano a settembre, dai, ormai ecco, gli ho fatto sì. L'invito pubblico, non può dire di no. No, no, ma ti dico già di sì, assolutamente. Ottimo. Per me va benissimo. Vi ringraziamo, poi ecco, contattateci per le varie questioni, eventualmente a Fabio, Edward, li trovate sul gruppo LinkedIn, direttamente pure a me per ogni cosa. Domani dovreste ricevere il link della registrazione, va bene? Grazie ancora, veramente, grazie di cuore, è stata veramente forse la più partecipata di sempre, abbiamo fatto tardissimo, quindi vedo un Fabio abbastanza stravolto. Che faccio, sto morendo. Quindi grazie mille Fabio, Edward e tutti voi, e dai, alla prossima. Grazie a voi, grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi, come sempre, tutti simpaticissimi, ciao, ciao. Per la partecipazione tutti. Ciao Enzo, grazie mille, ciao Edward. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao.